Mi chiamo Villani Consolato, sono nato a Reggio Calabria il 20/06/1976. Va bene, un attimino soltanto, pubblico ministero. E allora, Sì. intanto vorremmo sapere in che veste è presente il Sì, signor il Villani Villani. ritengo, Presidente, che debba essere ancora qualificato come indagato in procedimento connesso, quindi che non sussistono al momento i presupposti per sentirlo ai sensi dell'articolo 197 bis, proprio perché ci sono vicende ovviamente accessorie a quella attuale su cui non possiamo assolutamente affermare che siano state accertate definitivamente tutte le responsabilità. Va bene, quindi dovremmo sentirlo ai sensi dell'articolo 210. 210, Ha un sì. suo difensore? Sì. Chi è il difensore? L'avvocatessa Biondi È del Foro di presente? Roma. Sono qui presente, Presidente, Va Maria bene. Assunta Biondi del Foro di Roma. Diamo atto, dottore Pellegrino, della presenza del difensore. Avvocato Biondi? Il Foro di Roma. nome, scusi? Maria Assunta. Maria Assunta Biondi del Foro di Roma. E allora, le altre parti, quindi avete preso atto di quello che ci ha rappresentato il pubblico ministero, quindi verrà sentito ai sensi dell'articolo 210. E io devo quindi avvisarla che lei, in questa veste di indagato di un procedimento connesso, può avvalersi della facoltà di non rispondere. Lei vuole rispondere o vuole avvalersi di questa facoltà? No, voglio rispondere. Allora, dichiara di non volersi avvalere della facoltà di non rispondere. Pubblico ministero, quindi può Sì. cominciare. Mi autorizza a stare seduto, Sì, Presidente? certo. E allora, Villani, sono il dottore Lombardo. Buongiorno, dottore. Vorrei che lei spiegasse in via preliminare alla Corte di Assise perché nel settembre 2010 lei decide di collaborare con la giustizia. Sì. Allora, nel settembre 2010 ho deciso di collaborare con la giustizia perché ho iniziato ad intraprendere una maturità interiore che non avevo, che non sapevo che esisteva prima. E intanto, diventando padre, questo mi ha favorito a capire il male che io avevo recato alle altre famiglie. E mi rivolgo oggi, ho l'occasione che aspetto da tanto tempo, mi rivolgo ai familiari delle vittime che io ho cagionato, che io ho causato, e a tutti quelli che sono stati bersaglio delle mie indegnitudini. Non chiedo perdono, perché chiedere perdono non è possibile, perché non mi sono perdonato neanche io stesso. Quindi io chiedo a loro di avere, se potranno, mi inginocchio intanto di fronte a loro e chiedo pietà per quello che io gli ho recato. Dico questo perché diventando padre, arrivato a casa vedevo le mie figlie che dicevano: papà, papà, sei arrivato. In quel momento ho iniziato a domandarmi: ma che pezzo di merda, scusate l'espressione, sono stato? E allora ho intrapreso, non è stato facile, perché io purtroppo sono nato e cresciuto in una famiglia di 'ndrangheta. Non voglio addossare tutte le responsabilità alla mia famiglia, perché le altre responsabilità li ho portate avanti io, con il mio carattere, il mio modo di fare sbagliato. E iniziando a maturare ho capito che non potevo andare più avanti, non potevo guardare le mie figlie in faccia, perché avevo un assassino a casa che ha causato un dramma in diverse famiglie. Tutto questo, e non voglio dire altre parole perché non riesco neanche a trovarle, Presidente. Per me è troppo emozionante trovarmi oggi qui. Va bene, signor Villani, il pubblico ministero può andare avanti, credo che Sì. abbia un po' esposto tutte le ragioni. Villani, lei ha detto adesso di essere nato e cresciuto in una famiglia di 'ndrangheta. Vorrei,
come mi creda abbiamo già fatto in altre occasioni, che lei raccontasse e spiegasse meglio cosa intende per famiglia di 'Ndrangheta e qual è stata la sua carriera in quel contesto criminale. Sì, allora io sono figlio di lo giudice Caterina, parlo diciamo prima cugina dei lo giudice famiglia di 'Ndrangheta di Santa Caterina, operante a Santa Caterina. Da quando ero piccolo ho visto, mi sono stati impartiti degli insegnamenti usualmente di malavita, di 'Ndrangheta, anche nella normalità, anche come mi dovevo porre nella normalità, come dovevo agire, l'odio che doveva crescere in me quando qualcuno faceva un errore e tutto il resto che poi mi hanno portato a dove purtroppo sono arrivato. E praticamente vengo dalla cosca lo giudice, che è stato operante per anni e ha dominato per anni nel rione di Santa Caterina di Reggio Calabria, Reggio Porto, San Brunello, Vito, dove io ho contribuito a mettere in pratica questa supremazia criminale dei miei familiari. La mia carriera purtroppo è iniziata in maniera veloce e in maniera terribile, perché ero un giovane della famiglia lo giudice, che praticamente della cosca lo giudice, che aveva finito appena la guerra di 'Ndrangheta. Nella guerra di 'Ndrangheta è stato ucciso mio zio lo giudice Giuseppe e mio cugino Salvatore lo giudice, quindi era stato nello scontro famoso e terribile che c'è stato nella città di Reggio Calabria dell'85 al 91, dove ci sono stati quasi 800 morti. Ai lo giudice, i miei familiari, noi facevamo parte dello schieramento condelliano dopo la morte di lo giudice Salvatore. La mia carriera purtroppo criminale in pratica è effettivamente iniziata nell'anno 93 in poi. Prima lei era minorenne? Sì, ero minorenne, prima avevo bruciato qualche macchina, queste erano la prima scuola che si doveva fare per poi arrivare, giungere a commettere dei delitti gravi come l'omicidio, che era una sorta di traguardo importantissimo per un ragazzo che aspira a diventare uno 'ndranghetista. Mi si fermi un attimo, Villani. Lei da minorenne, e quindi in epoca antecedente all'omicidio di cui sta parlando, era già formalmente affiliato alla cosca lo giudice, quindi era un uomo di 'Ndrangheta a tutti gli effetti? No, formalmente non era affiliato, ma ero in una famiglia di 'Ndrangheta. Quindi, dottore, cambia ben poco, perché quelle sono delle usanze tradizionali della criminalità della 'Ndrangheta, che vengono portate avanti per una sorta di carta d'identità dello 'ndranghetista. Quella intende la formale affiliazione, sì, il battezzo. Sì, ma il nipote, un cugino di un lo giudice è un 'ndranghetista. Anche cioè nasce 'ndranghetista, sì. Lei dice nasce 'ndranghetista? Sì, o nasce 'ndranghetista o viene messo da parte, perché noi avevamo parenti che addirittura li schiacciavamo, dovevano rimanere distanti da noi, non gli davamo confidenza, dicevamo che non valgono niente perché non erano capaci, non erano coraggiosi, non erano azionisti. Quindi lei era stato valutato già da minorenne come una persona capace di far parte di quel mondo? Sì, ero stato valutato purtroppo poi perché dai danneggiamenti si è passati alle cose più
gravi e più serie. Le cose più gravi e più serie iniziano con la sparatoria avvenuta ai danni di Pietro Neri, un duplice tentato omicidio che avviene ad agosto, prima ad agosto del luglio-agosto del 93. Su incarico di chi? Su incarico mio e di Calabrò, perché praticamente... Che vuol dire su incarico mio e di Calabrò? Qualcuno vi incarica o vi incaricate da soli? No, qualcuno ci informa, sempre dei miei familiari ci informa che il Pietro Neri aveva fatto una confidenza, diciamo, era stato un infame. Aveva fatto una telefonata anonima che ci aveva fatto arrestare, perché a me a giugno del 93 mi avevano arrestato per una tentata rapina. E allora praticamente c'era stata una telefonata anonima fatta presumibilmente da Pietro Neri, che poi è stato portato alla polizia. La polizia ci ha accusati in pratica, ma noi non lo potevamo sapere. Noi l'abbiamo saputo perché il cognato di un mio zio era poliziotto all'epoca alla questura di Santa Caterina. E quindi voi reagite rispetto a questa situazione con il tentato omicidio? Sì. Chiedendo l'autorizzazione a chi? No, niente, l'autorizzazione io parlo con Calabrò. E Calabrò chi? Calabrò Giuseppe. Sì. Perché parlo con Calabrò Giuseppe? Perché io ero stato arrestato, come vi stavo dicendo prima, nel 93, insieme al fratello, a Francesco Calabrò e a Giacomo Stillitano. Per quale motivo? Per tentata rapina. Sì. A danno di tre cittadini tedeschi. E da lì nasce il legame, l'amicizia con la famiglia Calabrò e con Giuseppe Calabrò. Bene, si fermi un attimo, poi ovviamente torneremo su questo che è il cuore anche del processo. Lei, nel momento in cui inizia a collaborare con la giustizia, ha un grado molto alto di 'ndrangheta. Sì. Qual è? Evangelista. Evangelista. Sì. Quindi aveva avuto il Vangelo. Sì. Ecco, vorrei che lei spiegasse alla Corte tutti i passaggi, sì, nella gerarchia mafiosa che lei ha vissuto negli anni di carriera. Sì. Io, uscendo dal carcere, poi sono stato arrestato per gli agguati ai carabinieri, sono uscito in scadenza termini ad aprile del 96. Quindi mi scusi un attimo, lei entra in carcere per gli attentati ai carabinieri, che è sostanzialmente un soggetto di 'ndrangheta, ma che ancora formalmente non è stato affiliato. Esattamente. Quindi, all'uscita dal carcere, alcuni miei familiari, alcuni miei parenti della famosa cosca Lo Giudice operante a Santa Caterina, sì, si trovavano in carcere. Sì. E io, diciamo, ero in collegamento, ero in contatto con Giovanni Chilà, il defunto Giovanni Chilà. Che Chi è stato Giovanni Chilà? Sì, che diciamo è stato un killer spietato nelle mani della cosca Lo Giudice, con ruolo, anche in assenza dei familiari, di comando, un ruolo apicale e un ruolo di azionista, di killer, se qualcuno dava fastidio. Quindi uno dei soggetti di vertice della cosca Lo Giudice. Sì. Controllava Giovanni Chilà, oltre che il territorio di Santa Caterina, anche altri territori, quindi sì, nell'Interland Reggino. Sì, controllava pure Patarriti, lui era il capo società. Quindi lui aveva un ruolo formale in un locale di 'ndrangheta. Sì. Che era Patarriti. Sì, Patarriti. Sì, sempre sostenuto. E che dote aveva Giovanni Chilà? Giovanni Chilà aveva, praticamente, io ero stato informato che aveva avuto la santa, e poi gli erano state date delle cariche come capo società. Quindi capo società Villani era il vertice operativo di quel locale? Sì, sì, sì. E dominava in lungo e largo Patarriti, anche perché ha fatto prima un po' di pulizia nel locale stesso di Patarriti. Pulizia intendo dire che ha sparato a qualche vecchio 'ndranghetista,
l'ha fatto mettere da parte con l'aiuto della cosca lo giudice e si è preso tutto il locale di Patarriti. Il locale di Patarriti dipendeva solo ed esclusivamente da Giovanni Chilà. Che era lo giudice. Giovanni Chilà era lo giudice. Bene. Quindi lei esce dal carcere. Sì. Rientra a far parte ovviamente di quel mondo. Sì. E diciamo ufficialmente viene affiliato. Sì. Che grado le danno? All'inizio mi danno il grado di picciotto e subito dopo picciotto camorrista nella stessa riunione. Riunione tenuta a Patarriti. Riunione svolta dove? Alla presenza di chi? A Patarriti, nella stalla, nella casa di campagna, nella stalla di Giovanni Chilà, alla presenza di Giovanni Chilà e di tanti altri personaggi che io non ero tenuto a conoscere e a sapere chi erano. Quindi che cosa avviene? Avviene che da lì in poi io dipendo a tutti gli effetti, prendo diciamo comandi da Giovanni Chilà. Bene. Che nel frattempo esce pure, diciamo, un altro pezzo di vertice della mia famiglia, della mia cosca, Bruno Stilo. Bruno Stilo. Sì. Mi faccia capire subito una cosa, in quel momento storico Nino Lo Giudice è libero o è detenuto? No, Nino Lo Giudice è detenuto. Nino Lo Giudice in quel momento storico è il vertice della cosca Lo Giudice? No, non è, allora, diciamo che è il vertice della cosca Lo Giudice, però si trova in carcere, fuori, sì. Fuori il vertice, cioè Nino Lo Giudice viene rappresentato quando esce. Prima vengono rappresentati lo giudice da Giovanni Chilà e da Consolata Arconte. Sì. Ma poi quando esce Bruno Stilo è il referente, il rappresentante a tutti gli effetti di Nino Lo Giudice, che stiamo parlando di un personaggio di 'Ndrangheta. Mi perdoni, perché Bruno Stilo aveva quel peso particolare? Bruno Stilo aveva avuto quel peso particolare intanto perché era il cognato di Nino Lo Giudice, fratello della moglie, sì. Intanto perché è di vecchia guardia della cosca Lo Giudice, è stato da sempre 'ndranghetista, aveva avuto il grado di santista e poteva rappresentare a tutti gli effetti Nino Lo Giudice per merito e per anzianità pure. Quindi la struttura di comando della cosca Lo Giudice, quando lei viene scarcerato, è quella che ci sta descrivendo. Sì. Sì. Lei che ruolo assume in quell'ambito? Io assumo il ruolo di azionista in quell'ambito, nel senso che un picciotto camorrista 96-97 assume il ruolo di prendere, diciamo, i comandi che mi vengono impartiti da Giovanni Chilà e da Bruno Stilo tramite Giovanni Chilà. Azionista significa uomo d'azione. Sì, sempre a disposizione se si doveva fare qualsiasi azione, ed io ne andavo fiero, perché lo 'ndranghetista deve purtroppo iniziare ad essere prima un azionista, sì. Perché se non è 'ndranghetista non ha niente, non viene riconosciuto, non ha meriti e deve vivere, diciamo, sotto l'ala di qualche altro familiare, ma tra 'ndranghetisti stessi si sa chi vale e chi non vale. Ovviamente la cosca Lo Giudice non era formata solo da queste quattro persone che lei ci sta indicando. Assolutamente no. La cosca Lo Giudice in quel momento storico, siamo qualche anno dopo la fine della seconda guerra di mafia. Sì. Come si colloca nel panorama reggino? Nel panorama reggino. E soprattutto qual è il peso che la cosca Lo Giudice ha in quel panorama? Sì. Allora, intanto c'è da dire che la cosca Lo Giudice è stata una delle cosche che non voleva fare la pace. Quando... Non voleva fare la pace? No, non voleva fare la pace. Perché? Quando c'è stata la riunione per pacificare e finire con la guerra, non voleva fare la pace perché chi aveva ucciso mio cugino e chi aveva ucciso mio zio... Salvatore e suo cugino...
Lo so che lei queste cose, diciamo, le dà anche per scontate, le ha dette tante volte, però quando fa riferimento a dei soggetti, nome, cognome e tutti, diciamo, i riferimenti che ci consentano di non equivocare. Sì, allora erano vivi gli artefici che avevano fatto uccidere Salvatore Lo Giudice e poi mio zio Giuseppe Lo Giudice. Sì, ecco, ci dica a questo punto chi erano gli artefici. Gli artefici, partendo dal locale di Santa Caterina, erano i Franco Murina Moschera. E chi erano i Franco Murina Moschera? Franco Murina Moschera erano, diciamo, una filiale dei Tegano De Stefano a Santa Caterina. Già in quegli anni? Ah? Già in quegli anni? Assolutamente sì, Murina era riconosciuto a tutti gli effetti, Carmelo Murina, riconosciuto a tutti gli effetti come un killer affidabile e pericoloso della cosca Tegano De Stefano. Bene. Mi faccia capire un'altra cosa. Nel momento in cui lei entra formalmente a far parte dell''ndrangheta, ma anche prima da appartenente sostanziale, quindi lei nasce, ha detto prima, 'ndranghetista perché proviene da una certa famiglia. Sì. Le raccontano la genesi della cosca Lo Giudice, come nasce quell'articolazione di 'ndrangheta, sotto l'ala di chi? Sì. Per volere di quale capomafia? Sì. Ma la cosca Lo Giudice, diciamo che nasce da Vincenzo Lo Giudice e da Giuseppe Lo Giudice, che come sono cosca riconosciuta di 'ndrangheta. Che sono? Che rispetto sono a Nino Lo Giudice, chi sono? Ah? Rispetto a Nino Lo Giudice, chi sono? Il padre e lo zio. Il padre e lo zio. E lo in, zio. In quali anni siamo? Siamo negli anni, penso a poi negli anni 70. Il vertice criminale di Reggio Calabria, negli anni in cui la cosca Lo Giudice viene riconosciuta formalmente, come dice lei, nasce, utilizziamo questo termine per farci capire, il vertice criminale della città di Reggio Calabria chi è all'epoca? All'epoca avevano vinto anche la guerra contro Mico Tripodo, erano i De Stefano, Paolo De Stefano, i fratelli De Stefano, la cosca De Stefano. Quindi possiamo diciamo riassumere quello che lei sta dicendo, affermando che i Lo Giudice nascono formalmente famiglia di 'ndrangheta per volere di Paolo De Stefano. Sì. Sì. Questo lei da chi lo apprende? Questo lo apprendo dai miei familiari stessi, lo apprendo da Nino Lo Giudice, da Giovanni Chilà, lo apprendo dai miei familiari stessi. Bene. Negli anni i rapporti tra i Lo Giudice e De Stefano quali sono stati? Perché lei poco fa ci ha invece detto che sostanzialmente Salvatore e Giuseppe poi muoiono per mano di soggetti collegati a De Stefano. Sì. Ci spieghi bene questo passaggio. Sì, perché la cosca Lo Giudice praticamente prende un potere non indifferente nella zona di Santa Caterina, di San Brunello e di Reggio Porto. Sì. Anche perché... Quindi una parte centrale della città. Della città, con il capo riconosciuto, Lo Giudice Giuseppe. Era capo indiscusso del locale di Santa Caterina. Anche se bisognava dare conto ad Archi. Non c'è dubbio, è stato sempre così, però lui aveva un ruolo verticistico e un ruolo di tutto rispetto riconosciuto da tutti quanti a Santa Caterina. Quando lei dice bisognava dare conto ad Archi, che cosa intende? Sì, bisognava dare conto ad Archi perché il locale di Santa Caterina, come ho detto già prima, è un locale che è gestito da uomini 'ndranghetisti che sono affiliati al locale di Archi, perché che quindi è un locale più importante. Il locale di Archi è il locale più importante che c'è a Reggio Calabria. Possiamo dire che è il locale capofila, possiamo definirlo così? Sì. Sì. E da chi era guidato il locale di Archi? Il locale di Archi era guidato dai De Stefano Tegano, dai Condello, i Merti. In che epoca siamo quando lei fa questa affermazione?
la seconda guerra di mafia. Siamo in epoca che io ancora, diciamo, forse ero pure piccolino quando i De Stefano, forse non ero neanche nato quando i De Stefano già insieme ai Tegano, insieme ai Contello, i Merti, che venivano un po' dopo perché ancora erano all'inizio, all'epoca già dominano diverse aree, diversi locali della città. Quindi siamo in un'epoca antecedente alla seconda guerra di mafia, sì. Quindi all'85. Sì. Sostanzialmente Paolo De Stefano è ancora vivo. Sì. Senta, e in quegli anni, se ovviamente le è stato raccontato, perché lei era molto giovane, sì. Quali erano i rapporti tra Giuseppe e Vincenzo Lo Giudice e i vertici del locale di Archi? Allora, in quegli anni si rispettavano tanto. I Lo Giudice con i Tegano De Stefano si rispettavano parecchio, tantissimo. Solo che c'è stato poi... Cosa è ci successo sono stati poi? Dei problemi, ecco, perché cosa è successo? All'inizio sono state fatte anche delle azioni criminali insieme tra i Lo Giudice De Stefano e Tegano contro altri. Contro chi? Diciamo contro chi doveva subire la, precisamente contro chi non lo so dire, ma contro chi doveva subire, diciamo, l'avvertimento, la punizione. Ma poi succede che i Tegano De Stefano scoprono che i Lo Giudice, i miei parenti, stavano, sì, facendo una sorta di doppio gioco, perché i Lo Giudice non è che sparavano se c'era bisogno solo per i De Stefano Tegano, ma sparavano anche per conto loro. E infatti in un omicidio commesso da Giovanni Chilà e Salvatore Lo Giudice, parlo del padre di Pino Liuzzo sulla statale 106, Pino Liuzzo che Rosmini, sì, il padre venne ucciso da Giovanni Chilà e da Salvatore Lo Giudice, mio cugino, dentro il suo ufficio, proprio nel cantiere edile. Sì. All'uscita i Lo Giudice vengono scoperti da chi? Da Vincenzo Figara. Stiamo parlando di Vincenzo Figara, che poi diventa il vertice della Cosca Latella, affiliata, sempre collegata da rapporti strettissimi con i De Stefano Tegano di Archi. Quindi lei sta dicendo che quell'episodio fa emergere, diciamo, un ruolo dei Lo Giudice non totalmente allineato, non totalmente controllabile da parte di Archi. Sì, anche perché c'era un altro discorso, dottore, che il Liuzzo era protetto da Amico Libri. Sì. Dai Libri. Stiamo parlando da Amico Libri che siamo, a livello siamo sempre di... in epoca antecedente alla guerra. Sì. Che Amico Libri parliamo, che era a livello, diciamo, di De Stefano all'epoca come potenza, un grande, diciamo, malvivente, diciamo, uno dei dranghetisti di alto livello, di alto spessore che ha avuto la città di Reggio Calabria. Sì, perché era l'unico, insieme a Pietro Labate, a Pietro De Maggio, che veniva visto dagli Arcoti. Sì. A paro livello suo. Quindi operavano in altri territori, sempre qui della città di Reggio Calabria, tanto i Libri che i Labate, sì, ma erano considerati molto in alto anche da Archi. Sì. Sì. Quindi... Che cosa succede nel momento in cui, diciamo, questa sorta di doppio gioco, come lei lo chiama? Sì. Succede che... Io direi, forse più che doppio gioco, diciamo, questo non totale allineamento, sì, alla volontà di Archi viene scoperto. Cosa succede? Succede che in primis Pasquale Tegano, Domenico Tegano, Giovanni Tegano, tutti Tegano, tutti De Stefano, dopo aver ricevuto l'imbasciata dai Latella, che li mettono a conoscenza, e mettono a conoscenza anche Amico Libri, si riuniscono e decidono di far ammazzare Salvatore Lo Giudice. E in che anno siamo? Siamo nell'89. Quindi la guerra di mafia è iniziata a quel punto. Sì.
E se la guerra di mafia è iniziata, e quindi dopo l'ottobre 1985, nei primi anni della guerra di mafia, sì. Lei era giovane, sì. Ma però era già dentro. Mi sono dimenticato di dirvi, che ora mi sono ricordato, che i loro giudici sparavano contro i Rosmini. Contro i Rosmini, sì. Perché? Hanno ucciso, hanno, allora, hanno ucciso il fratello di Mico Stillitano di Vito. Perché segnala questa circostanza? Segnala queste circostanze perché erano a tutti gli effetti dei stefaniani. Perché? Perché la guerra era già iniziata e quindi la guerra già era scoppiata tra i De Stefaniani e iniziata, c'erano già dei malumori tra questi due grossi gruppi che facevano riferimento poi uno ai De Stefano e uno ai Condello. Beh, chi erano i De Stefaniani? Perché questo non l'abbiamo capito. Allora, i De Stefaniano erano i Libri, Tegano... No, questo lo so, voglio dire come schieramento in astratto. Lei ha detto perché erano De Stefaniani, si riferiva ai Lo Giudice... Sì, all'inizio sì, erano De Stefaniani Lo Giudice. Quindi, sostanzialmente sta dicendo che quando inizia la guerra, i Lo Giudice sono ancora con i De Stefano. Sì, sì. Assolutamente sì, anche prima... quando c'erano state delle scaramucce, come ho detto già prima, i Lo Giudice già avevano partecipato alla morte di Antonino Rosmini, ecco, del Porto. Bene, ma Antonino Rosmini rivendicava un suo ruolo sul territorio di Santa Caterina e sì, territori limitrofi. Sì. Quindi però, è quello il motivo per cui... Anche, era quello il motivo, però era diciamo anche una persona che poteva di un forte carisma criminale, di quello che mi è stato raccontato dai miei familiari. Sì. E allora, in accordo i De Stefano Tegano con mio zio Giuseppe Lo Giudice, si sono messi d'accordo e hanno fatto ammazzare Nino Rosmini con la presenza di Nino Lo Giudice sul posto dove è stato ucciso. Nino Lo Giudice chi? Nino Lo Giudice mio cugino, il nano. Quindi il collaboratore di giustizia. Il collaboratore di giustizia. Ovviamente tutto questo a lei viene raccontato da qualcuno. Sì, sì. Da chi? Da Giovanni Chilà e da Nino Lo Giudice stesso. Quindi poi Nino Lo Giudice le conferma queste cose? Assolutamente sì. Addirittura mi ha detto anche che dopo l'omicidio di Nino Rosmini, non dimentico mai, mi ha detto anche che sono andate a brindare in un bar a Santa Caterina. Bene. Fermiamoci su un aspetto che poi in questa sede interessa. Quindi Ficarra Latella, sì, in quel momento storico, sì, rispetto ai De Stefano Tegano Libri, come si collocano? I Ficarra Latella in quel momento stesso si collocano a fianco dei Libri, molto vicino ai Libri, erano in sinergia già all'epoca con i Libri. E per conto di Archi controllavano un territorio? Sì, controllavano il territorio sud della città, diciamo il territorio di Ravagnese, Saracinello, Croce Valanidi, come controllavano e poi purtroppo fino al 2010, penso che non lo so ora, fino al 2010 lo continuavano a controllare loro. Quindi erano una famiglia importante, dice lei, che dipendeva sempre da Archi? Non del tutto completamente dipendeva, c'era stato una sorta di triumvirato, Latella, De Stefano, Tegano, triumvirato, erano in quattro, anche Libri, anche perché si scambiavano i killer per andare a fare delle azioni di fuoco. Per esempio Giovanni Puntorieri, un killer pericolosissimo della Cosca Lo Giudice e della Cosca, scusate, Latella, sì, insieme a Paviglianiti, a Domenico Paviglianiti, a Gino Molinetti, hanno commesso diversi numerosi omicidi anche fuori Reggio. Anche fuori Reggio, sì. Sta parlando dei soggetti che poi vengono spostati su Milano per molti, sì, anni. Sì. Vanno in trasferta a fare degli omicidi anche al nord. Per conto sempre della 'ndrangheta e contro sempre dranghetisti pure. Bene. Tutto questo le viene raccontato nel momento in cui lei entra formalmente a far parte dello giudice? No, questo mi viene raccontato, tutto questo mi viene spiegato e raccontato da quando io mi viene riconosciuto il grado di santista. E quando lei diventa santista? Nel 2001 e 2002. Mi perdoni, però da picciotto camorrista a santista c'è un grado intermedio. Sì, però mi è stato dato per merito.
Cioè? Spieghi alla Corte i vari passaggi. Mi è stato dato per merito perché avevo commesso degli omicidi. Cioè lei sostanzialmente salta il grado di sgarrista? Sì. E questo si poteva fare? Sì. E a che condizioni si poteva fare? Si poteva fare a condizione che c'erano dei meriti particolari. E quali meriti aveva lei? Io avevo il merito purtroppo che avevo partecipato agli omicidi e agli attentati che c'erano stati contro l'arma dei carabinieri e che erano quelle, diciamo, i reati che avevo commesso più eclatanti, e poi c'erano tutti il resto di reati, quindi a me mi riconosce... su cui ci soffermeremo a lungo, Villani. Sì. Mi servono tutta una serie, diciamo, di elementi preliminari. Sì. Penso che lei questo l'abbia capito. Sì. Quindi, diventato picciotto camorrista, lei prosegue ovviamente la carriera all'interno di quel contesto criminale e arriva al momento in cui lei deve diventare sgarrista, giusto? Sì. E allora ci ricordi le date? No, aspetti, aspetti Villani, ci ricordi le date? Lei diventa picciotto camorrista quando? Nel 96-97. A seguito di quella cerimonia che ci ha raccontato prima? Sì. Normalmente si diveniva sgarristi dopo quanto rispetto a questo? Ma poteva, secondo, diciamo, la carriera che si percorreva, poteva essere fatto pure sgarrista dopo un annetto, dopo un po' di mesi. Sì. Quando la chiamano per avanzarla di grado? A me mi è stato data l'imbasciata da Giovanni Ghilani nel 2001-2002. Per diventare santista? Sì. Lei in quell'occasione ha detto a chi la chiamava, a chi la informava, che era stato, diciamo, programmato il suo avanzamento? Sì, Giovanni Ghilà mi spiegò qualcosa. Praticamente loro avevano fatto la richiesta, Giovanni Ghilà aveva fatto la richiesta come famiglia lo giudice, come cosca lo giudice. A chi aveva fatto la richiesta? Aveva fatto richiesta alla commissione, diciamo, dell'Andrangheta. Qual ai mandamenti dell'Andrangheta, perché poi l'Andrangheta, dopo che c'è stata la pace, sì, si è, diciamo, formata con uno schieramento ben diverso dell'Andrangheta tradizionale che c'era prima. Si è stato formato il mandamento ionico, il mandamento tirrenico e il mandamento di centro reggio. Bene. Quindi, per arrivare, diciamo, all'avanzamento di grado che la riguarda, chi l'ha le dice che si erano mossi i vertici mandamentali. Sì, sì. Su richiesta di Giovanni Ghilà, dello giudice. Quindi su richiesta dello giudice. Sostanzialmente lo giudice dicono: guarda, dobbiamo avanzare uno dei nostri. Sì. Autorizzateci a farlo. Sì. È così più o meno? Sì. Sì. Chi sono i vertici mandamentali dell'epoca? All'epoca io nella mia copiata porto come vertici mandamentali tirrenico Rocco Filippone, mandamento tirrenico. Centro fa la rappresentanza Giovanni Ghilà. Rappresentanza per conto di chi? Per conto dei De Stefano. E mandamento ionico Antonio Barbaro di Platì. Infatti ce l'ho purtroppo in questa specie di carta d'identità che è la base ferma e copiata, ce l'ho nella copiata. Questo Giovanni Ghilà a lei lo dice nel momento in cui hanno appena fatto la proposta o nel momento in cui invece poi lei diventa santista bypassando il grado di sgarrista? No, a me lo dice quando già era stata organizzata tutta la riunione. Quindi era stata già organizzata la riunione? Sì. E dove si doveva svolgere e chi doveva presenziare? Nella stalla a Pataliti dove qualche anno prima ero stato fatto picciotto camorrista. Quindi lei diventa santista portandosi dietro la copiata formata dai tre soggetti che ci ha indicato prima. Sì. Oh. Le viene detto in quell'occasione se i tre soggetti che le sono stati, diciamo, indicati erano i vertici mandamentali in maniera così specifica o no? Mi era stato detto che rappresentavano il mandamento, i mandamenti. I mandamenti. Sì. Lei, ad esempio, in relazione a Giovanni Ghilà, sì, lei dice in rappresentanza di De Stefano. Sì. Diciamo, dello giudice. Il giudice però
come mandamento di centro erano i De Stefano. I De Stefano, perfetto. In relazione a Rocco Filippone, sì, le viene detto qualcosa di più? Se Rocco Filippone rappresenta qualcun altro, qualche altra famiglia, qualche altro schieramento, le dicono Rocco Filippone per il mandamento di Renico? Rocco Filippone, io già lo sapevo in precedenza che era, diciamo, uno degli uomini più importanti dell'Andrangheta in provincia di Reggio Calabria, già da prima, non nel 2002-2001, già da prima. Quindi quando lei sente il nome di Rocco... Sì, mi era stato spiegato che Rocco Filipponi rappresentava i piromalli in certe occasioni. L'era stato rappresentato da chi e quando? Ma intanto mi era stato spiegato da suo nipote, da Giuseppe Calabrò, già in precedenza. Poi ho avuto conferma quando io ho avuto il grado di santista, che poi non è finita, perché poi avanti nel 2004-2005 io ho avuto il grado di evangelista. Benissimo, e per questo io, diciamo, cerco di cadenzare, diciamo, i suoi avanzamenti. Quindi quando lei viene investito del grado di santista e quindi entra a far parte della società maggiore, è così? Sì. I tre nominativi che garantiscono per lei, e questo è il senso della copiata, giusto? Sì. Sono Rocco Filippone per la Tirrenica, che lei, Barbaro. Sì, che lei già sapeva essere uomo dei piromalli. Sì. Giovanni Chilà rappresenta De Stefano come vertice del mandamento di Reggio. Sì. E i Barbaro sono il vertice del mandamento ionico. Sì. Anche in relazione ai Barbaro le dissero qualcosa di più, se rappresentavano altre famiglie? Ma i Barbaro, rappresentavano il mandamento, erano al vertice del mandamento ionico, nel senso che c'era il benestare di tutte le altre famiglie della Ionica per il mio avanzamento, perché l'Andrangheta funziona tipo un governo, tipo uno Stato. Sì. Quindi non è che si facevano le cose dalla sera alla mattina così. Prima si mandavano le ambasciate, c'erano le riunioni, si discuteva, c'erano le votazioni, per me va bene, per me non va bene, si riunivano i capi nelle diverse zone e davano il suo consenso o dicevano no, per noi non è meritevole. Quindi per lei era stato detto sì? Sì. Diventando santista, che cosa era cambiato? Diventando santista è cambiato tutto. Nella mia vita, che negativamente è peggio, perché intanto il santista, mi era stato spiegato da Giovanni Chilà e in parte anche da Nino Lo Giudice, che erano, diciamo, i miei maestri, negativo sul lato dranghetista, è un grado infame, detto così, un grado infame, perché le regole le avevano messe diciamo gente storica che portava le divise come Garibaldi e via dicendo. Quindi era però un grado che serviva all'Andrangheta per fare il salto di qualità. Qual era il salto di qualità da fare dell'Andrangheta? Perché l'Andrangheta una volta prima era diciamo come una cosa rudimentale, tradizionale, era chiusa in un cerchio. Con il grado di santista che è stato diciamo creato con il consenso di Paolo del boss, penso che sia stato uno dei boss più temuti e più potenti della città di Reggio Calabria, ma di tutta l'intera 'Ndrangheta, di Paolo De Stefano. Con Paolo De Stefano negli anni 70 viene fuori questa regola che diventa un grado che viene chiamato santa. Sta santa in pratica mette l'Andrangheta fuori dal cerchio dove era rimasta chiusa, e l'Andrangheta può avere contatti tramite il santista con esponenti delle istituzioni, esponenti del diciamo uomini politici, diciamo sotto ogni forma poteva inserirsi nel tessuto sociale di ogni società che c'era,
come poi è stato, come poi ha e fatto. E questo è avvenuto anche per lei nel momento in cui è diventato santista? Assolutamente sì, però c'era stato un discorso che praticamente già nella mia famiglia, nella Cosca Lo Giudice, c'erano state delle evoluzioni particolari, sul senso che c'erano dei contatti con personaggi ambigui che rappresentavano in modo negativo le istituzioni. Sì. E io, diciamo, già sapevo che c'erano queste persone che erano, tra virgolette, traditori delle istituzioni, che favorivano la Cosca, la mia famiglia, la Cosca Lo Giudice. Ma io lei già sapeva che... quindi lei già sapeva anche prima di diventare santista? Diciamo in grandi linee come potevano andare delle cose, com'era il mondo, diciamo, in generale dell'Andrangheta, no? Approfonditamente sì, qualcosa sapevo, però non ero stato un discorso approfondito, perché non lo potevo. Lo approfondisce quindi dopo. Sì. E che cosa le viene detto e da chi? E viene detto che praticamente l'Andrangheta gioca con tante mazze di carte, nel senso che l'Andrangheta va a discutere diciamo alla pari con le istituzioni che sono traditori, i servizi segreti deviati, i massoni, i politici deviati, lo Stato deviato, perché l'Andrangheta è uno Stato nello Stato, è un antistato, però è uno Stato. È uno Stato. Io ho vissuto in uno Stato, a parte, io ho vissuto in uno Stato in Italia che era un antistato, cioè l'antistato erano Lo Giudice, erano l'Andrangheta. Io ho vissuto così. Per quello che lei poi apprende nel momento in cui diventa santista, come si collocavano Lo Giudice in quegli anni? Quindi siamo nei primi anni 2000, giusto? Sì. Allora, nel panorama criminale cittadino. Allora, Lo Giudice nei primi anni 2000, diciamo, fanno un salto di qualità. Perché? Perché Nino Lo Giudice lega tantissimo. Nino Lo Giudice è stato detenuto fino al 97. Sì. 1997. Sì. Esce dal carcere di Voghera. Quindi mi perdoni, Villani. Quindi quando finisce la seconda guerra di mafia nel 91, Nino Lo Giudice è detenuto. Sì, ma sì, manda un'imbasciata che non vuole fare pace. Bene, e questo infatti lei ce l'aveva detto. Sì. Manda e viene l'imbasciata scarcerato... che nessuno dello giudice deve fare pace. E viene scarcerato solo nel 97. Nel 97. Quando esce cosa succede? Quando esce cambiano un po' di cose. Si rafforza di nuovo e si ricompatta, diciamo così, la Cosca Lo Giudice, che poi vediamo, spiegherò meglio, che è, diciamo, una sorta di cosca invisibile, diventa dopo, ma diventa più invisibile, più potente, più pericolosa di altre cosche che si potevano combattere e più facilmente. Si sapeva. Lo spiegherò dopo. Sì. Praticamente stavo dicendo che Nino Lo Giudice esce nel 97 e si ricompatta, piano piano la Cosca Lo Giudice si ricompatta, anche se nel 99 abbiamo un problema di collaborazione all'interno della Cosca nostra, Lo Giudice, con il fratello di Nino Lo Giudice, Maurizio Lo Giudice, che però viene gestito in una certa maniera e non fa danni più di quanto ne avrebbe potuto fare. Ma viene gestito in una certa maniera da chi, mi perdoni? Ma viene gestito da una certa maniera da Lo Giudice, in particolare da Luciano Lo Giudice e anche dopo da Nino Lo Giudice, e di quello che io ho visto e di quello che io ho capito da qualche personaggio delle istituzioni compiacenti per tappare la bocca a Maurizio Lo Giudice, nelle dichiarazioni che Maurizio Lo Giudice fa. Quindi lei dice Maurizio Lo Giudice gestito in quel modo non diventa un problema. Assolutamente no, e infatti si è visto, eravamo tutti liberi. E allora, se lo sa, perché decise di collaborare con la giustizia? Io? Se lo sa, perché Maurizio Lo Giudice allora decise di collaborare comunque con la giustizia? Ma Maurizio Lo Giudice decise di collaborare con la giustizia perché la famiglia l'aveva ripudiato in parte. Quindi perché faceva delle scemenze, faceva delle cose che non erano compatibili e non rientravano nelle regole di 'Ndrangheta vere e proprie, quindi l'avevo un po' messo da parte. Quindi per problemi interni alla famiglia? Sì.
Lei ha fatto riferimento anche un attimo fa a Luciano, lo giudice. Sì. Già in quegli anni. Sì. Lei ha detto 99. Sì. Chi è Luciano, lo giudice, in quegli anni? In due parole, Luciano, lo giudice, non è stato mai un azionista. Però è stato sempre un grande imprenditore, una macchina per fare soldi. Ed era la cassa della cosca, lo giudice, vera e propria. Quindi aveva disponibilità di denaro fatte con, soprattutto con l'usura e con l'intestazione, facendo a terzi fare l'intestazione dei beni fittizi, riciclando il denaro che si era fatto in precedenza con le estorsioni e con la droga e con l'usura. Questo denaro la cosca, lo giudice, la mia famiglia lo ricicla e lo investe in attività visibilmente pulitissime. Quindi era l'ala economica della cosca, lo giudice. Sì. Stiamo parlando del fratello di Nino. Sì, sì. Il fratello di Nino, diciamo, è il pupillo di Nino. Mm. Sì. Bene. Lei ci stava spiegando prima che quindi, diventato santista, viene in possesso di tutta una serie di informazioni. Sì. Che prima non aveva. Sì. Che le consentono anche di capire come si collocano i lo giudice. Sì. Nel panorama criminale. Sì. Reggino. In quel momento storico, i lo giudice sono in qualche modo sottoposti al controllo di altre famiglie? Allora, in quel periodo il lo giudice praticamente, fino a che uscisse Nino lo giudice, Bruno Stilo con Domenico lo giudice, il cugino, figlio di Vincenzo, con Fortunato Pennestri, diciamo, avevano gestito la situazione, si erano messi d'accordo per affinché si dividessero le varie attività, sia di estorsione, le varie attività di imprenditoria della cosca, lo giudice, nel quartiere di Santa Caterina, San Brunello, Porto e di Vito, insieme se li erano divisi insieme ai soggetti che io ho indicato prima come appartenenti e affiliati dei Tegano De Stefano. Mm. In una riunione avvenuta a Vito, quindi lo giudice, fino a che esce Nino lo giudice, ufficialmente gestiscono insieme ai Tegano De Stefano, gestiscono il locale di Santa Caterina. Mm. Ma non erano, lei ci ha spiegato prima che non erano, diciamo, d'accordo con la pace del 91. No. Quindi quando invece la pace si fa, sì, in quell'anno, i lo, sì, giudice come vengono collocati? I lo giudice vengono collocati sotto il Condello. Ci spieghi. Allora, praticamente è Pasquale Condello che vuole, che manda l'imbasciata affinché ai lo giudice li possa garantire lui come garante in questa riunione pacificatoria. Mm. E praticamente lo giudice, come ho detto prima, Nino lo giudice, il capo della cosca, all'inizio non voleva tutto, comunque dopo si è deciso, Nino lo giudice ha mandato il suo star bene con cose che Pasquale Condello gli proponeva a favore anche per dopo. Quindi comunicavano col carcere sostanzialmente. Sì, comunicavano, Nino lo giudice comunicava attraverso i nostri familiari fuori con i Condello, soprattutto attraverso Giovanni Fontana. Mm. Che vuol dire attraverso Giovanni Fontana? Giovanni Fontana, stiamo parlando di una persona all'epoca cugino di Pasquale Condello, all'apice della cosca Condello, diciamo, all'epoca. No, volevo capire che vuol dire attraverso Giovanni Fontana, visto che lo giudice era detenuto. Attraverso Giovanni Fontana, perché Nino lo giudice riusciva a far arrivare le imbasciate a nostri familiari, come per esempio a Domenico lo giudice, il figlio di Vincenzo, o a Fortunato Pennestri, o quando sono usciti i fratelli, a qualche fratello suo, e questi si recavano da Giovanni Fontana e gli portavano le notizie, le novità, e si prendevano le notizie e le novità da parte dei Condello. Ho capito, quindi Giovanni Fontana faceva da tramite, sì, sostanzialmente. Ci spieghi meglio che cosa vuol dire che nel momento in cui si giunge al riassetto, no? Sì. Cittadino, alla fine della seconda guerra di mafia, i lo giudice sono sotto i Condello. Ce lo, sì, spieghi meglio.
Diciamo sono intanto sotto ci dica una cosa, Villani, per quello che le risulta. Nel momento in cui si giunge alla pace, l'andrangheta regina si ricompatta. Assolutamente sì, di nuovo si ricompatta, però ci sono delle novità che quali avvengono sono? Nei locali. In pratica i locali vengono rappresentati da tutte e due le fazioni, diciamo tutte e due le consorterie malavitose, Stefaniani e Condelliani. Quindi un corpo e due teste. Un corpo e due teste, e poi ci doveva essere l'ago della bilancia in ogni locale. Cioè? Una persona garante che non si arrivi di nuovo allo scontro tra i due schieramenti. Quindi questo è l'assetto che lei conosce. Sì. Sì. E lo giudice, quindi sotto Condello, che vuol dire? Vuol dire che sicuramente Nino Lo Giudice non poteva essere paragonato a Pasquale Condello, perché Pasquale Condello a livello di merito, a livello criminale, a livello di carisma aveva superato come potenza e come importanza Nino Lo Giudice sicuramente. E rappresentava l'andrangheta della città insieme a De Stefano, come ho detto prima, a Etegano. Quindi sotto i Condello perché? Perché Pasquale Condello gli propose a Nino Lo Giudice alcune cose che gli potevano interessare a mio cugino, a Nino Lo Giudice. Lo avrebbe fatto diventare suo rappresentante a tutti gli effetti, non solo a Santa Caterina, ma a Santa Caterina come schieramento condelliano fino a tutto Reggio Centro. Lo doveva rappresentare mio cugino Antonino Lo Giudice, anche perché Antonino Lo Giudice cura la latitanza di Pasquale Condello per un po' di anni. Quindi è un uomo legatissimo a Pasquale Molto Condello. Legato. Oh. E ovviamente cura la latitanza di Pasquale Condello in epoca successiva al 97. Sì. Ora, in quegli anni lei, diciamo, è un Lo Giudice di peso, già. Sì. Che cosa le spiega Nino Lo Giudice rispetto al suo ruolo e al ruolo della sua famiglia, oltre, diciamo, al suo legame con Pasquale Condello? Allora, lui in quel periodo, praticamente parlando sempre di Condello, lui era, diciamo, favorevole a voler rappresentare Pasquale Condello, però si deve scontrare con i fratelli, perché parliamo di 10 fratelli. Se no che un numero sostanzioso di fratelli che non accettavano le proposte di Pasquale Condello. Loro volevano stare al di fuori, non volevano fare parte nel senso, come devo dire, devo trovare la parola giusta per spiegarmi bene. Non volevano diventare una vetrina per le forze dell'ordine, nel senso che volevano stare dietro le quinte. Perché, quindi non volevano avere un ruolo troppo visibile, ecco, possiamo perfetto. Dire così. Sì. Loro erano 'ndrangheta, ma non volevano un ruolo troppo visibile. Assolutamente sì, e si era rimasti in un modo, allora, non accettare le proposte di Pasquale Condello, e questo poi fece Nino Lo Giudice, mio cugino. E siamo rimasti tutti quanti a dire: se viene toccato un Lo Giudice, da qualsiasi famiglia arriva, noi tocchiamo tutti quanti. Questo è l'accordo che si fa, una specie di accordo che si fa in famiglia. Ma nessuno deve toccare un Lo Giudice, perché i Lo Giudice si ricompattano e si scontrano. I Lo Giudice erano tanti all'epoca. Sì, tantissimi. Quindi era un gruppo numeroso di soggetti. Sì, numerosi azionisti tutti quasi. Tutti azionisti. Sì. Nel momento in cui Nino Lo Giudice dice a Pasquale Condello: guarda, la tua proposta non la posso accogliere perché mi hanno messo in minoranza, che cosa succede in relazione a quel rapporto? Ma il rapporto inizia a deteriorarsi un pochettino, piano piano inizia a deteriorarsi. E in quali anni siamo che il rapporto Ma si deteriora? Ma siamo nel 2004, su per giù 2004-2005. Lì, pur rimanendo legati, lei dice il rapporto si deteriora o il rapporto si interrompe? No, alla fine poi non è che si interrompe, c'è una sorta di falsa politica, che è la classica usanza dell'andrangheta, falsa politica, buon viso a cattiva sorte, si fa, sia loro i Condello a noi e sia noi
I condemn. Benissimo. E posso poi spiegare più avanti anche perché l'influenza dello giudice dove poteva arrivare anche dopo. Lo deve spiegare ora, sì, se è possibile. Va bene. Intanto, prima di spiegarlo, mi dica una cosa. Nel 2004-2005 lei ha già il Vangelo o è ancora santista? 2004-2005 io vengo riconosciuto come evangelista. Quindi siamo esattamente in quel periodo lì? Sì. Che cosa, diciamo, significava e ovviamente che tipo di informazioni ulteriori lei poteva avere diventando evangelista? Perché già santista era un ruolo molto alto. Ma già alcune informazioni un po' particolari mi erano state spiegate già dopo che io ho avuto la santa, ma erano state spiegate in maniera superficiale, conoscendo diciamo il mio modo di ragionare, perché per me io ero un dranghetista. Non giocavo con due mazzi di carte, giocavo solo con un mazzo di carte, quello della 'Ndrangheta. Ma lo giudice e Luciano lo giudice mi volevano far capire che bisognava giocare come, poi spiegherò, giocavano loro con due mazzi di carte. E ce lo spieghi. Quindi lei a un certo punto diventa evangelista, la sua carriera, questo lo possiamo affermare comparandola, diciamo, ai tempi di altri soggetti di 'Ndrangheta, è una carriera velocissima. Sì. Perché è velocissima? Io anche quando sono stato riconosciuto con il grado di evangelista, diciamo che mi hanno spinto di nuovo ad avere un grado superiore, perché avevo un curriculum, diciamo in questa maniera, criminale, di tutto il rispetto, ma non per il numero, ma di tutto il rispetto perché venivo riconosciuto come un soggetto che aveva fatto un'azione eclatante. E in pratica dopo io ho seguito questa carriera di 'Ndrangheta e lo dimostravo. L'azione eclatante in realtà sono tre azioni. Sì, sì. Io parlo in generale. Quindi lei sta abbinando, diciamo, tutti e tre gli episodi che coinvolgono l'arma dei carabinieri. Sì, sì. Ma poi c'è quella è l'azione di cui lei parla, giusto? Non ho capito. Quella è l'azione di cui lei parla, l'azione eclatante. Sì, sì, perché tutte le altre azioni vengono messe tutte in secondo piano. Mi risponda a questa domanda. Quindi, se quell'azione viene valutata come titolo per avanzare in un contesto criminale di 'Ndrangheta, quella è un'azione di 'Ndrangheta. Assolutamente. Assolutamente sì. Perché vengo riconosciuto. Allora, dottore, io voglio spiegare una cosa. Che praticamente qualsiasi 'ndranghetista di qualsiasi famiglia si permetteva a toccare un uomo delle forze dell'ordine senza nessun bene placido, che doveva arrivare dall'alto, quel soggetto veniva eliminato fisicamente dal tribunale della 'Ndrangheta. Fisicamente eliminato. Non poteva andare più avanti, assolutamente. Ma eliminato dai propri familiari, dalla propria famiglia, oppure altri vicini lo eliminavano. Bene. E allora fermiamoci ancora, diciamo, alle sue conoscenze a questo punto da evangelista. Sì. Lei dice, mi dicono altre cose, mi svelano altri particolari. Sì. Che mi consentono di capire anche a ritroso come si collocano lo giudice appunto in questo contesto complesso, no? Che riguardava la 'Ndrangheta regina. Sì. E che cosa apprende? Ma apprendo che praticamente lo giudice hanno dei contatti con personaggi delle forze dell'ordine che dell'istituzione facevano parte, lavoravano per le istituzioni, però erano dei traditori, in pratica, a soldo della cosca lo giudice. Avevano da fare con, anche addirittura di quello che io sentivo e sapevo, con qualche magistrato, avevano da fare con gente che io poi ho visto personalmente, che faceva parte, a detta di Nino lo giudice, dei servizi segreti deviati. Nel momento in cui lei diventa evangelista, è al fianco di Nino lo giudice, giusto? Sì. Io divento, purtroppo per me,
il braccio destro di Nirolo Giudice in tutti i sensi. Sostanzialmente quindi Nirolo Giudice in quegli anni e fino al 2010 le svela tutto quello che lo riguarda. Quello che gli conveniva, più che altro. Quello che gli conveniva. Certo, perché non poteva svelare tutto quanto, perché stiamo parlando di un... Nirolo Giudice aveva il quartino. Voglio dire, io ero evangelista e nell'Andrangheta i ruoli e i gradi si devono rispettare. Anche tra familiari, anche tra parenti. Perché è, diciamo, queste formalità stupide e cretine... hanno di base la segretezza. Quindi nel momento in cui lei diventa evangelista, Nirolo Giudice al quartino significa che è un grado superiore al suo? Assolutamente sì. Nirolo Giudice era il capo, riconosciuto da tutti quanti. Bene. Ora le chiedo di soffermarsi su appunto quei dettagli che lei ha soltanto accennato, che però lei inserisce, diciamo, per farci capire che lo Giudice erano una cosca di 'Ndrangheta un po' particolare, un po' con dei legami, che sì, poi erano i legami tipici, no, diciamo, della santa e dei gradi successivi. Sì. E che cosa apprende, diciamo, da Nirolo Giudice in relazione a quei loro legami? Da Nirolo Giudice e anche da Giovanni Chilà, poi, in un secondo momento. Però da Nirolo Giudice apprendo, tante volte parlavamo... E lui mi spiegava che praticamente la 'Ndrangheta non era tutto quello che noi conoscevamo, non era tutto quello che si vedeva. Perché per essere 'ndranghetisti al 100% di potere, di comando, al di sopra di tutti quanti, bisogna essere massoni. Se non si arriva alla massoneria, non è una 'Ndrangheta totalmente... autonoma, di comando. Quindi inizia a spiegarmi delle cose che io sapevo in modo superficiale, così. Ed entra nei particolari. In particolari che ci sono dei soggetti, dice, che sono uniti alla 'Ndrangheta, sono uniti a Cosa Nostra, sono uniti alla Camorra, che diciamo che sono le mafie più pericolose, più conosciute d'Italia. E non solo, mi pare. E praticamente sono soggetti che fanno parte dei servizi segreti deviati, soggetti che appartenevano a forze dell'ordine, appartenevano alle istituzioni e ragionano apparentemente per l'istituzione, ma interiormente contro lo Stato italiano. Nel senso che ci sono in tutti i posti, sorgono delle azioni destabilizzanti della democrazia italiana. In poche parole mi indica due soggetti, dice: c'è uno che è pericoloso, è uno straccione, è un mercenario, è pericolosissimo ed è diciamo brutto, cioè me lo indica nel peggiore modo immaginabile e possibile che si possa descrivere una persona. In compagnia di una donna, diciamo bionda, che poi, perché dico bionda, con i capelli lisci sulle spalle, perché poi li vedo e lo spiegherò dopo. E mi indica che questi due sono una coppia terribile che c'è stata. Perché Nirolo Giudice, che aveva un grado superiore al suo, ad un certo punto all'esigenza di confessarle l'esistenza di questo livello e di questi soggetti? Perché Nirolo Giudice lo poteva fare benissimo già subito dopo la santa, mi poteva spiegare tutto questo che mi stava spiegando. E non lo aveva fatto perché capiva il mio orientamento, il mio modo di ragionare, che non accettavo determinate cose. Però inizia a farlo perché dici: tu devi sapere come va la situazione, oggi domani capita qualche incontro, oggi domani capita un qualcosa, inizia a prepararmi eventualmente a una cosa del genere. E io giustamente ascolto. Certamente a volte mi sembravano cose che
Dico, però ascoltavo, incameravo, memorizzavo e cercavo di... Quindi questi racconti iniziano dal 2004-2005 in poi? Sì. Da quando lei diventa evangelista? Sì, sì. Prima mi aveva riferito qualche cosa, però... Mi faccia capire un'altra cosa, ma c'era stato qualche episodio particolare? Sì. C'erano state, ad esempio, anche delle vicende processuali che sì. in quegli anni si celebravano, che spinsero lo giudice a dirle questa cosa? Vicende processuali c'erano, allora praticamente lei parla, perché c'è stato pure il discorso del mio processo. Ecco. Sì, praticamente quando lui mi raccontava determinate cose, si parlava di determinate cose, io cercavo di spiegargli quello che un po' purtroppo era accaduto. Cercavo di andare a finire sempre su questi attentati fatti nei confronti dei carabinieri. Bene. Però Nino Lo Giudice ogni qualvolta... Quindi in quegli anni lei diventa evangelista e il processo che la riguarda per gli attentati ai carabinieri, da lei commessi, diciamo episodi da lei consumati sì. quando era ancora minorenne, sì. non si era ancora concluso? Assolutamente no. No. Però lui cercava di aggiustarlo il processo. E come voleva aggiustarlo? Tramite l'avvocato Gatto. Tramite il giudice Neri. Cerchiamo di capire. Sì. Quindi in quegli anni il suo... processo che poi si concluderà, se non ricordo male, con la sentenza definitiva nel 2010, è vero? Sì. Lei inizia a collaborare con la giustizia che ancora la Cassazione non si è pronunciata? No. No. È in corso di celebrazione? Sì. E lo giudice, in quello stesso periodo, le parla di una serie di episodi, di una serie di situazioni, di una serie, voglio dire, di circostanze, certamente... molto rilevanti, molto riservate. Sì. È così? Sì, sì, assolutamente. Lei fa riferimento adesso all'avvocato Gatto. Sì. Che la assisteva? Sì. Era il suo avvocato? Sì, me l'ha fatto mettere lui, mi ha portato nello studio dell'avvocato Gatto, ci siamo seduti e diciamo che l'avvocato Gatto con Nino Lo Giudice aveva un rapporto di confidenza a vicenda. E lui, Nino Lo Giudice, lo colloca come un referente legato ai servizi segreti deviati. Lo colloca nel senso che le dice sì, questa cosa? Sì, sì, che mi dice che praticamente è un personaggio ambiguo, di stare attenti. Anche Peppe Liguato me lo dice, che bisogna stare attenti con l'avvocato Gatto. Però mi dice l'unico che può aggiustare il tuo processo, che si deve celebrare l'appello. E siamo andati nello studio. Mi perdoni, ma cosa c'era da aggiustare in quel processo? Per farmi prendere la minor condanna possibile. Quindi era questo lo scopo sì. che si perseguiva? Perché assolutamente. In quel periodo storico il processo pendeva in appello? Sì. E l'appello passò in mano del, se non ricordo male, del procuratore generale d'appello, era il dottore Neri. E praticamente Nino Lo Giudice dice, guarda, è un grande amico... di Lorenzo Gatto. Andiamo a parlare con lui, anche perché ti voglio mettere a Gatto come avvocato. Io avevo l'avvocato Priolo. E questa cosa avviene. Sì. Quindi lei va nello studio del legale. Sì. E in quell'occasione che cosa emerge? Emerge che... Lei partecipa all'incontro in quello studio. Nino Lo Giudice e l'avvocato Gatto. Cosa emerge? Praticamente io gli espongo i lati più o meno del processo. Nino Lo Giudice gli dice, avvocato, solo lei può fare qualcosa per far prendere il meno possibile di anni a mio cugino. Sì. Vede un po' se può intercedere, perché so che lei è molto legato al dottore Neri, che è il procuratore generale. In questo caso io sono disposto a dargli una bella quantità di denaro, purché lei porta a compimento diciamo il cambio di questo processo. Ora Villani, io la invito a fare questa operazione. Ora dobbiamo tornare a ritroso. Sì. Proprio perché
Come lei sa, ovviamente, essendo stato citato in questo dibattimento, dobbiamo ricostruire quello che lei ha vissuto in relazione appunto a quell'azione eclatante che poi sono i 3 attentati ai danni di appartenenti all'Arma dei Carabinieri. Mi segue? Sì. E vorrei che lei facesse questa ricostruzione partendo da un episodio noto e rilevante. Sì. Il fatto che nel processo di appello, a un certo punto, proprio su richiesta dell'avvocato Gatto, viene introdotto il collaboratore Gaspare Spatuzza. Sì. Prego. Viene introdotto Gaspare Spatuzza, che io ho saputo dopo, praticamente perché Gaspare Spatuzza parlava di un legame di queste attentate dei carabinieri con le stragi avvenute in Sicilia e le stragi avvenute, diciamo, a Roma, a Milano, cioè che le stragi continentali, cioè che l'Andrangheta e Cosa Nostra erano scesi in un accordo. Presidente, mi scusi, sulle dichiarazioni di Spatuzza, insomma, sta riferendo il collaboratore. No, va bene, non può riferire il collaboratore sulle dichiarazioni di Spatuzza. Però era un... No, scusi. Va bene, quindi viene introdotto Spatuzza. Sì. Perché viene introdotto Spatuzza? Lei è in grado di dirlo? Sì, io ero imputato nel processo e Spatuzza viene introdotto perché dice una storia, diciamo, in parte di non diversa, nuova, di questi avvenimenti che erano... Lei si ricorda come viene introdotto? Storico, ma non sul contenuto. Sì, sì, no, sì, sì. Va bene. Lei si ricorda come viene introdotto Spatuzza e su richiesta di chi? No, non mi ricordo. Non si ricorda. No. Le venne anticipato da chi la assisteva che era sua intenzione fare una richiesta di questo tipo? Assolutamente no. No. E allora io adesso le chiedo a ritroso, come le ho detto prima, Villani, sì, di spiegare alla Corte quello che lei ha vissuto in relazione ai 3 episodi. Sì. Oggi in contestazione. Sì. E soprattutto le chiedo di spiegare una circostanza. Sì. Perché noi ci conosciamo da anni e sa che a me piace la chiarezza. Sì. Perché lei quello che sa non lo dice? E come faccio? Nei 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione? Sì. E come faccio a dirlo nei 180 giorni? Io ero... Allora, a me era stato negato totalmente di parlare degli attentati ai carabinieri da parte di mio cugino. Quella negazione suo che cugino fatto... è Nino Lo Giudice. Nino Lo Giudice in nato. Io ho una famiglia, ho dei figli. A me chi mi garantiva l'incolumità di dire determinate cose? Guardi che con tutto il rispetto che ho per lo Stato italiano, per l'amore di Dio e per chi lo rappresenta, ma il sistema non è che funziona così egregiamente alla grande. E io lo avevo già intravisto, io non l'ho detto prima per semplicemente paura dei miei familiari e soprattutto delle mie figlie, assolutamente, non l'ho detto prima apposta, però ho tenuto, ma non potevo più resistere a tenere dentro una situazione del genere. Infatti quando poi sono stato chiamato, nel senso chiamato, ho avuto un interrogatorio dove io avrei potuto continuare a dire, è andato in quella maniera perché ero passato in giudicato, la sentenza era passata in giudicato, io la stavo scontando. E allora a quel punto mi è stato rivolto una domanda. Quale domanda? I 3 agguati avvenuti contro i carabinieri, la verità è quella? Certo. Quando mi è stata rivolta questa domanda, non sapevo quello che dovevo fare, le dico la verità. Non sapevo se dovevo fidarmi o non dovevo fidarmi. Perché purtroppo ho vissuto delle cose inimmaginabili. Ho sentito delle cose inimmaginabili. Qua possiamo morire tutti. E allora, a un certo punto... Dice, noi andiamo, mi è stato detto, dal dottore Donadio
e da un generale dei carabinieri che lo accompagnava. Noi andiamo. Se è così, ho detto io un attimo, si fermi. La storia dei carabinieri, purtroppo come è avvenuta, la modalità è quella. Ma non è il movente, non è quello, non è stato in quella maniera. L'organizzazione e tutto quello che c'è stato non è stato come io ho riferito all'inizio. Dice come? Non è stato in quella maniera. Noi, io e Giuseppe Calabrò, le azioni contro i carabinieri, sia dal primo momento del 3 dicembre 93 che del 18 gennaio 94, che se non mi sbaglio o del 1 febbraio, del 2 febbraio 94, sì, non l'abbiamo fatto, io l'ho fatto perché Calabrò è venuto a casa mia e mi ha fatto un'esplicita richiesta: dobbiamo uccidere dei carabinieri. E allora? Questa è stata la richiesta che mi è stato fatto. Siccome Calabrò sapeva che io volevo, scalpitavo perché mi dovevo mettere in evidenza, e allora raccolsi subito, dico, e qual è il problema? Purtroppo, scusate se io mi permetto a dire oggi così, ma queste sono le parole che io in quel momento capivo tanto e tanto facevo. Villani, adesso non dobbiamo avere fretta, perché lei vive in prima persona tutto quello che in questa sede assume rilevanza processuale. Io partirei da diciamo un primo riferimento che lei fa, sì, e cioè che Nino Lo Giudice le dice: tu di quegli episodi non devi parlare. Sì. Quando glielo dice, in quale occasione, e soprattutto che cosa le spiega sulle ragioni del silenzio. Allora, praticamente Nino Lo Giudice, io da quando Nino Lo Giudice è uscito dal carcere, io 97 cercavo, quindi 97, bene, io cercavo di... Lei tra il 93-94 e il 97 Nino Lo Giudice non lo incontra mai? Assolutamente no, non lo posso incontrare perché... Mi perdoni, assolutamente non significa niente, o assolutamente sì o è assolutamente no. Assolutamente no, no. La ringrazio, non lo incontra mai. No. Quando lo incontra per la prima volta, in che occasione lo incontra e di che cosa parlate? Sì, io la prima volta che lo vidi, sono stato il primo che lo vidi dopo, subito dopo che lui uscì dal carcere di Voghera, e lo incontrai a Mortara, di provincia di Pavia. La prima volta che lo vidi, lì si parlò del più e del meno, e anche lì cercai di fare qualche accenno, qualcosa, disse non è momento, non è posto. Lei cercò di fare qualche accenno? Sì, sì. O lui? No, lui su queste cose ogni tanto faceva qualche domanda, quando io andavo a rispondere qualcosa diceva basta, non dire niente, non dire niente. Quindi lei cercò subito di dire determinate cose e Nino Lo Giudice la stoppava? Sì. Lei è in grado di dirci oggi se Nino Lo Giudice la stoppasse perché già sapeva o per altri motivi? Guardi, io sono stato sempre convinto che Nino Lo Giudice sapesse tutto, di tutta la dinamica, come era andata, sapeva tutto, perché addirittura non mi spiegavo perché nessuno mi aveva fatto del male, nessuno mi aveva toccato, nessuno, e c'era stata anche, diciamo, mi era stato anche detto che c'era stata fatta una riunione su questi fatti, dove... Prima di questi fatti? Sì, dove praticamente si prendevano determinati accordi. Allora l'accordo... La riunione dove avvenne, la riunione... chi partecipò e quali decisioni vennero prese per quello che risulta a lei, e poi ci spiega lei come lo sa. Sì, ma in particolar modo a me spiegò tutti i particolari, non lo giudice in parte, ma Giovanni Chilà. Questa riunione avvenne nella piana di Gioia Tauro, sì. Parteciparono, diciamo, i personaggi che all'epoca rappresentavano l'Andrangheta,
in tutto e per tutto, sia in Calabria sia fuori. Parliamo di Stefano di Reggio Calabria. In particolare mi è stato detto che ci fu Peppe De Stefano addirittura personalmente, e soggetti appartenenti ai piromalli e soggetti come un capo carismatico, come diciamo dei capi carismatici di Cosa Nostra anche, siciliana. Dico questo perché dobbiamo tornare un attimo indietro e devo dire che nella pace che c'è stata a Reggio Calabria, la spinta per fare la pace a Reggio l'ha data Totò Riina. Salvatore Riina è venuto a Reggio, si è rivolto ai De Stefano, si è rivolto ai Piromalli, si è rivolto a tutte queste famiglie di importanza strategica dell'Andrangheta per fermare sta guerra. Ma l'obiettivo qual era? Era fermare la guerra, però allo stesso tempo prendere degli accordi, perché Totò Riina voleva portare l'Andrangheta, unitamente tutta l'Andrangheta, a fianco di Cosa Nostra, a partecipare a queste stragi che erano stati già, diciamo, pensati. Effettivamente la prima cosa che era stata pensata, e poi è stato fatto anche il piacere dai De Stefano, per quello che io so dai miei familiari, c'è stato l'omicidio del giudice Scopelliti. Da lì viene fatto l'accordo tra una parte di 'Ndrangheta e Cosa Nostra, ma una parte di 'Ndrangheta strettissima, perché tutto il resto della 'Ndrangheta non ha voluto partecipare a questa, diciamo, a queste azioni. Invece gli Arcoti, i De Stefano, in collegamento con i Garofalo, in collegamento con i Piromalli, decidono di favorire Totò Riina, Salvatore Riina. Senta, ma in quale occasione le svelano, diciamo, questa riunione? Sì. E soprattutto mi interessa capire se, diciamo, le parlano della riunione dopo che lei, insomma, aveva affrontato il tema degli attentati ai carabinieri. Ma si parlava più o meno, diciamo, di questi eventi, perché ogni volta che si parlava di questo evento mi stoppavano, ma a volte Nino Lo Giudice e soprattutto Giovanni Chilà mi spiegava che praticamente c'erano state delle riunioni come ho detto prima, Cosa Nostra e l'Andrangheta, e l'Andrangheta in parte, questo mi veniva riferito, l'Andrangheta in parte partecipò ad alcune azioni eclatanti contro lo Stato, però non mi specificarono mai che l'attentato di carabinieri era inquadrato in questa strategia. Non me lo dissero mai. A tutti gli effetti gli attentati dei carabinieri sono stati inquadrati in questa strategia. Mi è stato detto che sono state fatte queste riunioni, mi è stato detto che Salvatore Riina aveva, come ho detto prima, messo la buona parola per la pace, che i calabresi come dei De Stefano, in accordo dei Garofalo, dei Piromalli, poi gli fecero il favore di uccidere Antonino Scopelliti, il magistrato della Cassazione. Da lì ci sono stati degli accordi presi tra 'Ndrangheta e Cosa Nostra a fare delle azioni contro, questo mi veniva detto, contro le istituzioni, contro lo Stato, e in queste partecipavano elementi dei servizi segreti deviati, che erano artefici anche in queste determinate azioni. Mi faccia capire una cosa. Lei aveva iniziato a spiegare la fase in cui Nino Lo Giudice viene scarcerato. Sì. E lei lo incontra per la prima volta. Sì. Lei dice: io in quell'occasione
volevo già parlare di determinate cose. Sì. Bene. E non mi è stato consentito, no? No. Quando poi lei parla con Nino Lo Giudice per la prima volta di questi argomenti? Ma a volte ho cercato pure dopo di aprire di nuovo il discorso, ma Nino Lo Giudice lo stoppava, come vi sto dicendo, anzi addirittura mi diceva non parlare, non ne parlare con nessuno, chiudi questo ragionamento, non dire niente. Quindi lei accennava, cioè lei, lei entrava sull'argomento. Sì, cercavo di entrare con il discorso. Dicendo che cosa? Ah? Dicendo che cosa? Entrava sull'argomento? Dicendo che lo sai quello che io ho combinato, lo sai quello che c'è stato, perché volevo sapere pure io, diciamo, che com'era la situazione, se sapevo qualcosa, se... E lui mi diceva zitto, non parlare, non dire niente, guarda che ci sono le registrazioni, guarda che ci... non dire nulla, è pericoloso, stai attento, stai attento anche se ti fermano i carabinieri, ti possono pure ammazzare. Senta, lei aveva vissuto tutto il processo, sì. E sostanzialmente lei ci sta dicendo oggi tutto quello che era emerso nel processo non corrispondeva poi alla strategia reale. Assolutamente no. No, perché la strategia reale qual era, da chi l'aveva presa e quando lei viene a conoscenza di quello che è, diciamo, il vero movente dell'azione, sì. O meglio delle azioni. Sì, praticamente, come vi ho detto, avevo stretto rapporti con i Calabro, prima con Calabro Francesco e con la sua famiglia, e in un secondo momento con Calabro Giuseppe, che era il fratello, pure vicino a casa mia. A livello criminale, i Calabro in quegli anni, quindi siamo tornati ai primi anni 90, come si collocavano? Ma a livello criminale Calabro cercava di... si era avvicinato tanto ai La Della Figara, sì. Però poi c'è stata un'occasione particolare, che i Figara alla Tella avevano trattato male il padre, sì. E si era allontanato. Giacomo Santo il padre. Ah? Giacomo Santo, il padre di Calabro. Sì. E si erano allontanati, dove lì a Calabro Giuseppe scatta la vendetta nei confronti di alcuni affiliati, che in alcuni casi sto pagando pure io, perché ho commesso reati insieme a lui contro affiliati della Cosca Figara Latella, e scatta questa sorta di vendetta contro i Figara Latella. Noi, parlo io, ma come nel momento giudice, in cui Calabro si distacca dai Figari Latella, a chi si avvicina? A noi. Cioè divento Lo Giudice? Sì, diventa Lo Giudice, perché lui aveva uno scopo all'inizio: vendicarsi dei Latella Figara. E allora io, abitante a Ravagnese, una zona di influenza Latella Figara, ero visto come un nemico dai Latella Figara, perché io ero un Lo Giudice. Allora Calabro lo sapeva benissimo, quindi Calabro si avvicinò a noi anche a scopo di dargli di avere una forza. Però voglio sottolineare una cosa, che in se stesso Calabro non c'era il bisogno di avvicinarsi a noi per avere una forza, perché quante volte il padre aveva avuto problemi, il padre si rivolgeva sempre al suo cognato. Chi è il cognato? Al suo cognato Rocco Filippone di Melicucco, si rivolgeva sempre a lui, e lui doveva mandare in basciata tramite Itegano sempre ai Latella di farla finita. Quindi, mi perdoni, intanto mi faccia capire che tipo di problemi poteva avere Giacomo Santo Calabro. Come? Lei ha detto quando aveva problemi il padre di Giuseppe Calabro. Sì. Vorrei capire quali problemi aveva quindi Giacomo Santo Calabro. Sì, Giacomo Santo. Che lo portavano a rivolgersi a Rocco Filippone. Giacomo Santo Calabro ha avuto il problema di uno sbancamento, per uno sbancamento che ha fatto dove lui abitava, in via Mortara di San Gregorio, stava facendo uno sbancamento con le proprie forze, senza chiedere il benestare a Vincenzo Figara, all'epoca a Pino Figara, ai Latella Figara, che, diciamo, dominavano, comandavano, avevano le proprie ditte. E sto smacco, sto sgarro che Giacomo Calabro aveva fatto, diciamo, non gli è andata giù. Quindi c'erano state problematiche sempre in un ambito criminale riconducibile all'andrangheta del luogo? Sì, sì. Calabro Giacomo Santo che attività svolgeva?
Calabro Giacomo Santo era un appaltatore. Un appaltatore. Sì. E mi spiega meglio, voglio dire, se i problemi erano nella zona di origine dei Calabro, sì. Che mi pare di aver capito era Ravagnese Saracinello. Sì. Che cosa c'entrasse il rapporto con Rocco Filippone? Ma c'entrasse come? Noi stiamo parlando di una persona che rappresentava l'apice dell'Andrangheta, soprattutto nel mandamento di Renico. C'entrava come? E diciamo che lui parlava alla pari con Giovanni Decano. Lui, parlo di Rocco Filippone, stiamo parlando di una persona che faceva il garante tra il bellocco e i pesci. Stiamo parlando di una persona che ha cresciuto i piromalli, stiamo parlando di una persona di un alto spessore criminale. Quindi quando Giacomo Santo... Tutte cose che lei apprende in relazione all'altissimo spessore criminale di Filippone, in che modo e da chi? Intanto li apprendo da Calabro Giuseppe. Quindi già all'epoca? Sì, sì, sì. E poi mi vengono confermati quando io ho i gradi di 'Ndrangheta. Perché anche nel grado di evangelista io porto ancora sempre la copiata di Rocco Filippone e Antonio Barbaro. Quindi lei trascina anche, sì, quando diventa evangelista, sì, quella, sì, che era la copiata della Santa. Sì, sì, sì. Sì. Quindi quando Calabro non voleva ogni volta, Calabro Giacomo Santo non voleva ogni volta disturbare il cognato, ma quando non poteva fare del meno andava, lo trovava e il cognato mandava un'imbasciata e si calmavano tutti, stavano tutti tranquilli e si andava avanti. Per quello che lei ha percepito direttamente? Sì, perché poi sono diventato un fraterno amico di Calabro Giuseppe, frequentatore della casa, frequentatore, e sapevo anche dei problemi della casa Calabro. Bene. Villani, allora fermiamoci un attimo. Lei ci ha detto prima: inizio a frequentare Calabro partendo da Calabro Francesco. Sì. Stiamo parlando poi della persona scomparsa, sì, il cui cadavere è stato rinvenuto in fondo al porto di Reggio Calabria, è corretto? Sì, sì. Sì. E poi subito dopo di Calabro Giuseppe. Sì. Con queste persone, lei dice, anche prima degli attentati e danni dei carabinieri, avevamo consumato delle azioni criminali. Sì. È così? Sì, sì. Le posso anche indicare quale azione, me li ricordo. Sì, se ce le indica nuovamente. Guardi, vuol dire... Sì, allora, con Calabro Giuseppe, insieme a Calabro Giuseppe abbiamo sparato a Pietro Neri e a suo nipote a San Gregorio nell'estate 93, erano sul Vespino, vicino al ponte dove c'era il bar di Domenico Enrico. Bene. E ancora prima con Francesco, invece, con Francesco abbiamo sparato la serranda di Giacomo e di Giovanni Stillitano. Giovanni Stillitano è il cugino di Pino Ficara. Benissimo. E la Della. Benissimo. Anche quelle erano azioni che si inserivano in dinamiche di 'Ndrangheta. Sì. E voi agivate su mandato di altri. Sì. Di chi? Sul mandato della vendetta, giustamente, sia da parte nostra, come lo giudice che odiavamo la Della Ficara, e sia da parte di Calabro che voleva vendetta su quello che era accaduto al padre. Benissimo. Calabro Giuseppe e Calabro Francesco erano già 'ndranghetisti in tutto e per tutto? Assolutamente no. No. Non sono stati mai affiliati. E come potevamo classificarli, diciamo? Come? Come li dobbiamo classificare, quindi? All'epoca che cos'era? Ma erano contrasti onesti, riconosciuti. Cioè erano in quella zona di limbo, sostanzialmente? Sì, però erano affidabili, anche perché avevano delle referenze importanti. Provenivano da una famiglia che ci dava delle garanzie. Vi dava delle garanzie per i motivi che ci ha spiegato prima, quindi per i rapporti di parentela? Sì. Erano queste le garanzie, sì, più, sì, importanti che davano? Anche perché anche noi potevamo usufruire in questa maniera, avevamo un altro alleato. Quindi lei inizia a frequentarli, inizia a parlare di determinati argomenti. Sì. E di che cosa parlate nei primi anni di frequentazione? Ma nei primi mesi, perché poi la carriera, diciamo, la nostra frequentazione non dura tanto. E
nei primi momenti della nostra frequentazione Calabro Giuseppe era gli piaceva questa vita di 'ndranghetista. Era, mi faceva capire, mi faceva vedere anche che era molto maneggiava molto bene le armi, che aveva delle armi che aveva lui personalmente, sì. E che era predisposto a compiere delle azioni se c'era il bisogno nei primi momenti. E infatti abbiamo programmato, come ho spiegato prima, di uccidere Pietro Neri. Però il nipote non c'entrava nulla, perché se l'era cantata e ci aveva fatto in parte arrestare, e lui, diciamo, sia da parte mia sia da parte sua c'è stato un consenso comune di entrambi. E abbiamo fatto già quell'azione, come avevamo fatto già altre azioni insieme. Là nasce la nostra unione maledetta. Quindi, oltre che a Villani Consolato, che Calabro Giuseppe fosse un azionista e sapesse sparare, era noto all'ndrangheta regina. Diciamo, per chi lo conosceva bene, sì. Ad alcune componenti dell'ndrangheta regina. Per chi lo conosceva bene, sì. Sì. Anche perché lui aveva già commesso degli omicidi. Quali? Quello del vigile marino, sul dove c'era, aspetta un attimo, mi ricordo l'edicola là, alla villa comunale di Reggio Calabria. Di Reggio Calabria, sì, accanto alla questura, odierna questura. Sì. Uccise il vigile Marino, mi spiegò tutto. Lui me lo ecco, disse. Bravo, che cosa le disse? Su mandato di chi? Agì? Sì, mi disse che praticamente uccise il vigile Marino perché aveva fatto uno sgarro, che lui era passato con. Non ricordo quale componente, con la macchina, con quale componente della famiglia Latella di là, sì. E questo aveva fatto uno sgarbo perché lei aveva richiamato pesantemente, aveva fatto un verbale, una cosa del genere. E in pratica mi disse che poi andò a casa, prese quest'arma, una, se non ricordo male, tanfoglio, una pistola tanfoglio. Va dove i vigili erano fermi come pattuglia, uccide il vigile Marino e ferisce l'altro vigile. Questo è stato, ma non era l'unico omicidio che aveva commesso Calabro, eh? Calabro aveva commesso pure qualche altro omicidio detto da lui, perché Calabro mi disse che partecipò all'omicidio di Luciano Martino, di due giovani che avevano forse, non lo so che avevano fatto, avevano fatto uno sgarro a lui. Mi raccontò una storia del genere, che lui partecipò con l'aiuto dei Latella, con l'aiuto, diciamo, in quell'epoca che lui era insieme ai Latella, partecipò a questo omicidio. Là ci fu la morte. Quindi dice lei, era già abituato a determinate azioni, sì. Era anche conosciuto come uno che sparava bene. Sì. Le disse mai, le raccontò mai come era stato istruito, da chi, all'uso delle armi? Ma direttamente no, precisamente no. No. No, precisamente no. Anche, comunque lui aveva anche tante persone dove, lui legava, aveva molta fiducia e dimostrava... un certo legame basato su cose che io non riuscivo a capire. Lui aveva dei legami anche perché in altre zone della città, sì. Dove cercava manforte pure su determinate cose, come nella zona dove il padre Giacomo Santo aveva costruito, essendo un appaltatore edilizio, aveva costruito dei palazzi. Quali nella zona di Condera. Di Condera. Condera, nella zona di Sant'Antonio, precisamente. Sant'Antonio. Salita di Sant'Antonio. Il santuario. Sì, quindi la stiamo, chiesa e il santuario. Stiamo, allora io ricordo bene. Scusi, la zona di Reggio Campi. Reggio Campi, sì. E sotto l'influenza criminale di quale famiglia è il santuario di Sant'Antonio? Dei Libri. Dei Libri. Sì, sì, assolutamente. Senta, lei prima parlava di un legame Ficara Latella Libri, ho capito male. Quando? Non ho capito, mi scusi. Lei prima ha detto di un legame tra Ficara Latella e Mico Libri, ho capito male io? No, assolutamente, erano legatissimi.
nella guerra parteciparono insieme. Ero legatissimo. Quindi avevo capito bene. Sì, sì, assolutamente. E chi le racconta di questo fatto del padre che costruisce nella zona di Sant'Antonio, quindi nel locale dei libri? Calabro Giuseppe, anche Giacomo Santi, il padre me lo racconta personalmente. Perché lei aveva un rapporto di confidenza anche con il padre? Sì, 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 con il padre, con la madre, con i fratelli, sì, sì, con tutta la famiglia. Noi avevamo una specie di San Giovanni dopo, anche perché Giuseppe Calabro si era quasi fatto fidanzato con mia sorella, Angela. Prima degli omicidi? Ma qualcosa c'era stata prima, ma poi doveva essere, diciamo, ufficiale. Quindi qualcosa c'era stata prima anche degli attentati ai militari dei carabinieri? Ma era iniziata qualcosa, una simpatia, diciamo, come si diceva. Quindi avevate un rapporto strettissimo? Sì, è nato un sentimento tra i no, due. No, no, ho capito questo. Voi, quindi lei e Giuseppe Calabro, avevate un rapporto strettissimo? Assolutamente sì. Vi confidavate sostanzialmente cose anche, diciamo, riferibili alle vostre simpatie criminali, ai vostri legami, ma alle vostre azioni? Lui, essendo un pochettino più grandetto di me, era più furbetto. Cioè? Non mi diceva tutto quello che poteva dirmi. Nel senso che alcune cose non me le disse mai. Io ho fatto qualche domanda riguardante gli attentati ai carabinieri, per esempio. Io ho domandato perché dobbiamo fare... anche per curiosità. Cioè, ho aderito immediatamente e l'ho spiegato il perché, ma per curiosità avevo domandato. E allora, Villani, noi abbiamo più o meno ricostruito, diciamo, anche attività criminali precedenti a quelle che ci interessano. Sì. E ora dobbiamo cercare di comprendere con attenzione, sulla base di quello che lei sa, come si arriva al discorso tra lei e Calabro, che le parla di questi attentati da compiere ai danni di appartenenti all'arma dei carabinieri. Sì. Quando gliene parla per la prima volta? Ma... in che occasione? La prima volta me ne parla subito dopo, diciamo, tra... il dicembre, se non ricordo male, nel settembre, ottobre del 2013, mi dice... Del 2013, cioè l'altro giorno. Nel 93, scusi. Nel 93. Scusi. Si fermi un attimo. Le risulta se in quel periodo Calabro Giuseppe acquistasse armi e da chi? Sì, acquistava armi dai Carella di Palmi. Chi sì. sono i Carella di Palmi? I Carella di Palmi erano, diciamo, il fratello Maurizio era all'epoca un affiliato della Cosca d'Agostino di Palmi. E insomma tutti i fratelli godevano, diciamo, della stima di questa vicinanza con la Cosca d'Agostino. E allora all'inizio le armi che poi pure io andai a prendere insieme a lui, diciamo, li acquistava dai Carella, che avevano un negozio di ricambi di olio, di ricambi per macchina, quello che ricordo, sì. Ed era vicino al commissariato, se non mi sbaglio, di Palmi, sì. Al fianco, più o meno questo mi ricordo. E alcune armi, non tutte le armi, alcune armi, ma le armi che abbiamo ucciso, scusate, abbiamo usato nei tre attentati, sì. Le abbiamo presi a Palmi. Le avete prese lì? Sì. E come mai andavate a Palmi ad acquistare queste armi? Non credo che a Reggio Calabria non ci siano rivenditori. Ma perché poi io lo feci diventare un pochettino più maligno, nel senso che non volevo che si sapesse che un componente dello giudice vuole reperire delle armi, perché poteva sembrare pure una cosa, diciamo, che poteva mettere sul chi va là le altre famiglie. E allora cercavamo, non ci fidavamo a prenderli lì a Reggio, e allora cercavamo di prenderli a Palmi. Non è che li conosceva lui direttamente, Carella, Come? I Carella non li conosceva lui direttamente. E chi li conosceva? Vittorio Quattrone. E chi era Vittorio Quattrone? Vittorio Quattrone era un affiliato
diciamo poi riconosciuto da all'epoca, era vicino a Illa della Ficara. E quindi l'indicazione, diciamo, che vi aveva portato ai Carella era proveniva da questa persona. Ma non a me non la volevano dare questa strada, voglio precisare questo. No, lui Calabro gli disse che la usa solo per lui. Perché, quindi erano suoi fornitori? Sì, ma per lui, per Calabro. Per lui. Non per noi, perché Vittorio Quattrone a noi ci vedeva come antagonisti, no, come nemici. Noi lo giudice parliamo. Senta, i soldi per acquistare queste armi, dove le prendeva? Li prendeva? I soldi o li prendeva Calabro o si faceva qualche rapina, o i soldi li hanno messi qualche volta i miei zii. Mi hanno lo giudice Pietro e mi ricordo mi ha dato diverse volte suo zio lo giudice Pietro è il fratello di sua madre di mia madre sì di lo giudice Caterina che purtroppo entrambi hanno fatto del carcere sì e di cui voglio precisare pure una cosa che lo giudice Pietro con gli attentati dei carabinieri non c'entrava nulla ci arriviamo in modo Villani. Più assoluto no l'ho preciso perché è giusto dirlo. Lei lo sta dicendo perché invece è stato coinvolto nel processo assolutamente perché si è fatto assolutamente carcere... sì o no sì assolutamente sì sì quindi ha fatto l'accenno per questo motivo sì. Quando inizia l'acquisto da parte di Calabro e poi in parte anche da parte sua per conto dello giudice delle armi dai Carella. Allora, noi iniziamo nel 93. Nel 93 quando? 93, fine 93. Fine 93. Lei ha detto che le armi utilizzate per gli attentati ai carabinieri le avevate prese lì. Sì, sì, fine quindi 93, a ridosso. Quindi ne deduco che l'acquisto è antecedente agli attentati. Ma sempre nel 93. Nel 93, però poi mi faccia capire Villani. Scusi, dottor. Non corra troppo, se no ci perdiamo dei particolari di rilievo. Arrivate lei e lo giudice ad acquistare queste armi dai Carella prima o dopo aver iniziato a parlare degli attentati da consumare ai danni dei carabinieri? Dopo. Dopo, perché lei ha detto abbiamo iniziato a parlarne se non ricordo male, sì. Il se non ricordo male è riferito a me, nel settembre 93. Sì, settembre-ottobre, non ricordo male, sono passato un sacco di tempo. Quando Calabro le parla per la prima volta di questi attentati da consumare, le dice chiaramente carabinieri? Ma questo non lo ricordo esattamente se mi dice, però mi ricordo che in più di un'occasione Calabro, quando si parlava di queste guardie che si dovevano fare, mi parlò di carabinieri. Dei carabinieri. Sì. Dopo quanto, se non lo fece in quell'occasione, le disse dobbiamo comprare le armi? Beh, dopo qualche mese, in pratica. Mi perdoni, poi un altro dato. Tutte le armi che voi avevate avevano un'unica provenienza o Calabro aveva già altre armi? Perché lei ha parlato di una sorta di arsenale, ora sì. Forse il termine non è... No, il termine è giusto perché ora vi spiego tutte le armi che erano nostre. Ce lo spieghi. Ecco. Allora, noi non avevamo... Allora, dire lui, Calabro Giuseppe, non aveva solo questo canale di acquisto delle armi. Poi il canale per acquistare armi più pesanti lo trovammo, grazie sempre a Calabro, lo trovò tramite il cugino Filippone, figlio di Rocco Filippone, lo trovammo a Melicucco, dove io andai personalmente a ritirare un Kalashnikov e altre armi che ci ha fatto reperire... ci ha trovato il figlio di Rocco Filippone. Come si chiama questo? E il nome in questo momento non lo ricordo esattamente, mi ricordo che se non è più grande, non mi ricordo esattamente. Quindi il figlio di Rocco Filippone, sì. Lei dice, costituiva un ulteriore canale di approvvigionamento di armi sì. A favore di Calabro Giuseppe e di Villani Consolato. Sì.
è il figlio di Filippone. Queste armi dove le prendeva? Le deteneva lui? Guardi, io quando sono andato una volta nella villa di Rocco Filippone a Melicucco, sì. Calabro mi disse: li vedi questi alberi? Sì. Di mandarini, di aranci, che sono belli pieni. Io sì. gli ho detto sì. Qua sono nascoste tutte le armi. Tutte le armi di chi? Tutte le armi di chi? Le armi di suo zio, di Filippone, no? Le armi che erano in disponibilità di Filippone. Quindi venivano sotterrate praticamente dove c'erano questi alberi? Sì, ma non sotto, tra i rami. Perché erano alberi mandarinari, clementini, erano alberi quelli fitti. Ho capito. Quando lei va a casa di Filippone e quindi quando Calabro le dice questa cosa? Io vado a casa di Filippone dopo, se non ricordo male, dopo che ci sono stati, diciamo, io, dopo l'omicidio dei carabinieri. Dopo l'omicidio, intende quindi dopo l'episodio di gennaio? Sì. Perché gli episodi sono tre. Sì. Io non ho capito una cosa però, ho detto, mi scusi, sì. quando vado per le armi o quando no. vado allora, alla villa? Facciamo chiarezza. Allora, voi iniziate ad approvvigionarvi di armi, lei ha detto, dopo aver parlato degli attentati da consumare ai danni dei carabinieri nel settembre 93. Sì. Giusto? Sì. E comprate queste armi dai Carella. Sì. Però avete anche altre disponibilità. Sì. Tra le ulteriori disponibilità e canali di approvvigionamento, lei ci indica il figlio di Rocco Filippone. Sì. È così? Sì, sì, esattamente. Sì. Benissimo. Quindi tutto antecedente agli attentati ai carabinieri. Sì. Sì. Poi lei riferisce di essere andato a casa di Rocco Filippone. Sì. E in che quell'occasione Calabro Giuseppe le mostra degli alberi. Sì. E le dice, tra gli alberi ci sono le armi di mio zio. Sì. Giusto. Quando andate a allora, casa di Rocco Filippone? Questo episodio avviene, se non ricordo male, perché ormai è passato tanto tempo, avviene dopo gli omicidi dei carabinieri. Dopo gli omicidi dei carabinieri? Sì. Dopo il primo episodio o dopo tutti e tre gli episodi? Era la domanda che no, le ho fatto. No, dopo il secondo episodio che avviene l'omicidio dei carabinieri. Quindi dopo l'omicidio, dopo il sì. duplice omicidio, quello di gennaio? Sì. Sì. Bene, si fermi un attimo perché poi lo riprendiamo questo discorso. Ora vorrei che lei, diciamo, non distogliesse la sua attenzione, diciamo, dalle fasi preparatorie al primo attentato. Sì. Quindi reperite le armi, è così? Sì. Mi pare di aver capito, diciamo, che il soggetto principale in tutto questo non è lei ma è Calabro Giuseppe. Sì. Sì. Che cosa le racconta nei mesi antecedenti al primo episodio del 1 e 2 dicembre del 93? Ma racconta se ero disponibile a partecipare a un'azione contro i carabinieri. E in che termini si esprime? Ci faccia capire meglio. Dobbiamo meno. Uccidere dei carabinieri. Dobbiamo uccidere Sei dei carabinieri. Sei d'accordo? Vieni con me. Le dice altro? Le fornisce altri particolari? No, mi dice che dobbiamo fare stazione, dobbiamo di non parlare con nessuno. Le dice dove devono essere colpiti i carabinieri? Le indica un luogo preciso? No, perché praticamente all'inizio no, perché infatti 3 dicembre diciamo scegli una zona... 1 e 2 dicembre, non 3 dicembre. Ah, scusi, 1 e 2 dicembre scegli una zona... che lui era sicuro che da lì transitavano qualche gazzella dei carabinieri. Siamo nell'episodio di Saracinello. Sì. Il primo. Sì. Ce lo descrive? Sì. Allora praticamente viene utilizzata l'autovettura che era intestata a mia madre, se non ricordo male, o a mio padre. Sì. Perché? Che autovettura era? Una Regata. Perché? Fiat Regata. Sì, una Fiat Regata. Calabro viene e mi dice, senti, non possiamo rivolgerci agli zingari per trovare una macchina, perché poi questi parlano. Quindi dobbiamo avere una macchina pulita, la mia è accidentata e non la possiamo utilizzare. Però possiamo fare una cosa, se tu mi dai le chiavi della macchina,
noi che facciamo? Gli mettiamo delle targhe rubate e facciamo questo discorso con una macchina pulita. Dopo che abbiamo fatto questo discorso, tanto là la zona all'epoca non era tanto non era sorvegliata assolutamente, togliamo le targhe, prendiamo la macchina, gli montiamo le sue targhe, la portiamo nel garage, gli montiamo le sue targhe di nuovo e la riportiamo a posto. Non se ne accorge nessuno. Le targhe le abbiamo rubate a San Gregorio, a fianco del bar di Mimmo, di Domenico Enrico. Sì. E partiamo. Quindi predisponete l'autovettura con le targhe. Sì. Rubate. Sì. E partiamo. Lui faceva un giro di ricognizione verso... Partite armati in che modo? Con una mitraglietta M12... 33 colpi caricati in tutti e due i caricatori. Che avevate provato nei giorni precedenti? Sì, sì, avevamo provato a Cuzza. Cos'è Cuzza? Cuzza era il nostro poligono di tiro. Abusivo, dove... abusivo ritengo. Abusivo, no? Assolutamente abusivo. Dove venivo, dove provavamo tutte le armi che avevamo, diciamo, nelle disponibilità. E vi eravate esercitati lei e Calabrò? Sì. E basta? E una volta c'era pure mio zio, lo giudice Pietro. Che si esercitava con voi? Sì. Come mai? Ma per provare, non mi ricordo, avevamo preso delle armi che lui aveva, ci aveva dato i soldi, mi sembra, per quelle armi. E quindi vi eravate esercitati direttamente con l'M12 che avevate il giorno del primo agguato, giusto? Sì. E poi con quali altre armi? Con un fucile. Che fucile? Calibro 12, Beretta. Sì. Con canne mozzate. Diciamo, nell'occasione, diciamo, della prova di queste armi, chi sparava con l'uno e chi sparava con l'altro? Ma Calabrò sparava con l'M12 e io sparavo con il fucile per vedere la sì. Perché? Perché io si doveva vedere, mi diceva Calabrò, l'apertura della rosa dei pallettoni. Che traiettoria avesse, perché i fucili a canne mozze sì. hanno una traiettoria di perforazione. Si aprono molto subito, diciamo. Si aprono troppo, si aprono subito e quindi a distanza perdono potenza. Ho capito. Quindi era una prova, non diciamo sull'arma così in astratto, ma era una prova già orientata a quello che doveva essere l'agguato, mi pare di capire. Sì. Quindi qualche giorno prima. Era un preparativo, sì. Sì. Quindi fatta la prova, allestite la macchina. Sì. E, diciamo, lei e Calabrò, ognuno con le armi di competenza, iniziate la ricerca. Sì. E ci spieghi bene, perché lei parla di ricerca. Sì, iniziamo la ricerca perché praticamente lui mi ha detto... Facciamo, lui era lato passeggeri, io ero lato guida della macchina e praticamente mi disse percorriamo la strada che va, la statale 106 fino a Pellaro, perché di là passano sempre le gazzelle, i carabinieri. Era una strada molto trafficata, è una strada un po' particolare, quindi era ben controllata. E allora lui sapeva che in tarda serata passava una pattuglia, sicuramente incrociavamo sicuramente una gazzella dei carabinieri. Sì. Anche perché avevano fatto i sottopassaggi già. Sì. Avevano quindi già abbassato la strada per avevano il fatto dell'aeroporto. Avevano già abbassato la strada, quindi la strada era deserta. E allora lui diceva, guarda, se facciamo questo discorso, che spariamo questi carabinieri sotto pure una galleria, o in questa dove la strada è stata ribassata, è ancora meglio. Non ci vede, non ci sente nessuno, diciamo. Quindi il luogo era stato scelto anche per queste caratteristiche? Sì, sì. Sì. Non c'erano telecamere, non c'era niente. Eravamo coperti là, anche perché più avanti avevamo gli svincoli. Ma lui voleva scendere poi dalla Fiumara. In pratica c'erano tante vie di fuga che potevamo prendere e passare inosservati. Quello era il vostro territorio all'epoca? Sì, avevamo, diciamo, eravamo risaliti in quel territorio, perché quello era un territorio appartenente alla Della Ficara, ma noi eravamo riusciti a,
a fare... Vostro territorio intendo, non vuol dire che eravate voi a comandare su quel territorio, cioè voi vivevate lì. Sì, io sono nato lì, quindi sapevo tutte le vie, le viuzze e tutto. Sì, sì. Lei dove viveva all'epoca, proprio lì? Io vivevo a linea d'aria a 100 metri. A 100 metri dal luogo dell'agguato? Ma un 100-200 metri. E Calabro? Ma Calabro più vicino. Calabro più vicino. Più vicino che vuol dire? Più vicino al luogo dell'agguato? Sì. Ancora più vicino. Calabro mi sembra che... Comunque la distanza è là perché voi... Quindi voi vivevate lì, in poche parole. Cioè, quella era la vostra zona, diciamo, di elezione, la zona che forse conoscevate meglio. Sì. Sì. Quindi uscite in macchina con la regata, armati, due armi a bordo, l'M12 e il calibro 12, e iniziate la ricerca. Sì. Come si svolge questa ricerca? Ma la ricerca mi ricordo così che abbiamo fatto qualche giro, perché non si intravedevano gazzelle. L'ultima volta abbiamo girato al semaforo a Pellaro. Qualche giro che vuol dire? Arrivavate dove? Perché uscivamo a Saracinello e tornavamo indietro. Ok, una sorta di circuito avete fatto. Sì, in pratica. E arrivavamo al semaforo a Pellaro, giravamo, tornavamo a Saracinello, uscivamo, insomma facevamo questi giri alla ricerca. E praticamente dopo qualche... Quanto è durato questo giro, Villani? Ah? Il giro, quanto è durato? Quanto avete girato? Il giro non riesco a quantificare esattamente. Quanti giri avete fatto? Insomma, ci faccio fatto a più quanti di uno. Chilometri? Ma un po' di chilometri l'abbiamo fatto perché tenga conto che Saracinello Pellaro sono già un 5-6 chilometri mi sembra. Quindi 2-3 volte abbiamo girato, abbiamo fatto un po' di chilometri, si erano fatti pure le 11 e qualcosa mi sembra. Ah. Perché lei prima diceva non passavano gazzelle, quindi cioè, ci fa capire che era più tardi. Avete aspettato un attimo, no? Sì, prima sì, che, sì. Ecco. Quindi ad un certo punto vediamo, intravediamo, facciamo questo giro, intravediamo una gazzella davanti venendo verso Saracinello, da Pellaro verso Saracinello. Sì. E allora voglio precisare una cosa, che Calabro non doveva uccidere i carabinieri con l'M12, no, li doveva sparare con il fucile, perché quando abbiamo fatto le prove delle armi, lui mi diceva che il fucile è più micidiale, è più pericoloso, 5 colpi a pallettoni sono 45 colpi di pistola, quindi spariamoli, dici, io li sparo meglio con il fucile, va bene, l'M12 lo lasciamo per protezione. Vabbè, siamo arrivati all'altezza della prima galleria e allora dice sorpassali nell'ultima galleria, comunque in che tratto dove la strada è stata ribassata. E allora quando io mi sono affiancato, Calabro aveva alzato il fucile con il finestrino aperto e l'aveva sporto. E da lì c'è stato un attimo di esitazione da parte di Calabro, tanto che ha salvato la vita ai militari, perché i militari si sono accorti che c'è stato qualcosa e hanno rallentato di colpo. Sì. E noi siamo passati avanti. Passando avanti, i militari, vedendo che c'è qualcosa che non andava, iniziano una specie di inseguimento per fermarci. Allora, praticamente, cosa succede? Che prima del supermercato, che all'epoca c'era un supermercato, non lo so ora, sulla destra, prima c'era una rientranza. Sì. Allora mi disse Calabro, entra là dentro così gli facciamo capire che ti stai fermando e riparti. Praticamente entro e i carabinieri entrano, fa come se stavo per fermarmi, riparto. Però i carabinieri ce l'avevamo dietro. Arrivati quasi all'altezza del ponte dove c'è l'ex gioielleria di Ficara, là su per giù, Calabro si sporge dal finestrino, perché i carabinieri ce l'avevamo attaccati dietro, si sporge dal finestrino e inizia a sparare con l'M12. Quindi aveva cambiato arma? Sì, è normale, non poteva sparare con il fucile, non avrebbe fatto nulla con il fucile. Inizia a sparare con l'M12. Ma i carabinieri, che sono rimasti illesi, grazie a Dio, ci rispondono
perché io sentivo qualche colpo che arrivava dentro la macchina. Di lì usciamo, esco a Saracinello, vado verso Saracinello, diciamo verso Saracinello, verso Croce Vananiti, dove che si dividono le due strade, sempre Saracinello, dove si dividono le due strade, c'è la strada che va nella Fiumara. Sì. All'epoca la Fiumara era, diciamo, si conosceva forse di più, noi la facevamo sempre. E praticamente abbandoniamo la macchina e io scendo e me ne vado. E la macchina viene bruciata, anche perché Calabro aveva preso pure una tanica, aveva preparato tutto. Sì. E praticamente arrivo a casa e la macchina, praticamente lui la brucia, si prende le armi, scende dalla Fiumara e casa sua, passando il ponte della 106, c'è la strada dove abita Greco, quello che ha la colonnina della benzina sotto, c'è la strada che portava a casa sua, a casa di Calabro. Lui percorre con le armi la stradina a piedi, a quell'ora non c'era più nessuno, intanto si sentono già sirene, si sentono già che arrivano rinforzi, e va a finire sta situazione in questa maniera. Solo che aveva fatto un errore, che non aveva scassato il blocco a sterzo per far capire che la macchina era stata rubata. Perché ovviamente voi l'avevate utilizzata con le chiavi. Perché lui aveva detto no, dobbiamo rientrare. Io pensavo che l'avrebbe fatto. Io andavo, anche perché dovevo arrivare più presto di lui a casa, anche perché mancava una macchina e la stavamo perdendo sta macchina. La macchina era mia, la responsabilità sarebbe stata mia. E se venivo scoperto, fatto sta che si rientra a casa. La mattina mio padre va e si alza, mia madre si affaccia dal balcone, ci affaccia, dice la macchina è scomparsa, dov'è la macchina, che è successo, è qua e là, ma come, hanno rubato la macchina? Intanto ancora i carabinieri non erano arrivati a casa nostra. Mio padre cosa fa nel frattempo? Convinto che la macchina ce l'avevano rubato, va da Consolato Giglione, un defunto, che era un affiliato al locale di Ravagnese all'epoca, e gli chiede la cortesia se possono andare dagli zingari a vedere sta macchina che l'aveva rubato, e perde il tempo per andare a fare anche la denuncia, perché a Reggio si sapeva come funzionava, si andava dagli zingari, se rubavano una macchina si andava dagli zingari e a secondo le conoscenze, a secondo chi si presentava, gli zingari tornavano la macchina. Ma la macchina non ce l'avevano gli zingari, ma mio padre non lo credeva. Comunque perse questo tempo, mio padre poi se ne andò in caserma a fare la denuncia, a casa nostra arrivarono i carabinieri, perché la macchina era stata subito ritrovata. Quindi lei sta dicendo, Villani, che suo padre e sua madre del disegno criminoso da attuare utilizzando la regata non sapevano nulla. No, perché Calabro mi disse assolutamente di non parlare con nessuno, in modo più assoluto, di non dire niente a nessuno, anche perché non penso che mi avrebbero lasciato andare, diciamo, sicuramente mio padre non mi avrebbe lasciato andare, sicuramente. Mi faccia capire un'altra cosa, lei ha diciamo premesso al suo esame, diciamo nella fase iniziale del suo esame, che lei nasce e cresce in una famiglia di 'ndrangheta. Sì. Ora lei sta dicendo: io non dissi nulla perché Calabro mi aveva detto di non parlare, sì, neanche in relazione, voglio dire, all'autovettura e quindi alla Fiat Regata. Sì. Ma voglio dire, all'interno di una famiglia di 'ndrangheta quello non era un qualcosa che si poteva dire? No, c'era un problema a casa nostra. Il problema era mio padre. Che problema? Perché mio padre, per esempio, non ne voleva sapere di questa famiglia, di questo cognome, di queste dinamiche. Mia madre invece era la criminale. Mia madre è nata, lo giudice purtroppo, con quel sangue di criminale, ha fatto 13 anni di carcere, penso un po', lei lo sa la storia, ha fatto 13 anni di carcere, quindi
Quindi lei sta dicendo astrattamente: io avrei potuto parlare con mia madre, sì, però in casa avevamo un problema che era mio padre. Sì, assolutamente. Mio padre era un grosso problema, anche perché noi non ci fidavamo, nel senso che non ci fidavamo perché noi, né io né Calabro, anche perché lui non vedeva di buon occhio Calabro. Suo padre? Sì. Perché che cosa aveva percepito? Perché aveva percepito che era come me, un poco di buono. E allora dici, tutti e due insieme fanno solamente danni. Non solo questo sta crescendo come i suoi zii, questo sarei io, Villani Consolato, sto crescendo con la mentalità dei lo giudice, e già mio padre questo non gli andava bene. Poi legandomi con Calabro e vedendo che Calabro sì, aveva qualche anno più di me, ma su certi aspetti era più piccolo di me, voglio dire più facilone, più azionista, dice, con questi che stanno combinando. Quindi Calabro fa l'errore, non rompe il blocco di accensione, lei sì, ci stava dicendo. Sì, a questo mi risulta, mi ha detto che non l'ha rotto, poi... Oh. I suoi si accorgono che manca la regata, sì. Suo padre ne denuncia il furto. Sì, ma lo denuncia più tardi, sì. Più tardi. Quali sono, diciamo, i passaggi immediatamente successivi al primo agguato? Arrivano i carabinieri a casa nostra, fanno un macello. Si portano via mia madre. Mio padre era in una caserma e mia madre era in un'altra caserma. Poi fanno una perquisizione gigantesca. Perché arrivano a casa vostra? È perché la macchina era intestata, se non ricordo male, a mia madre. O mio padre, a mia madre. Non ricordo esattamente se era a mia madre o a mio padre la macchina intestata. E quindi si portano via pure mia madre. Sì. In caserma. Ovviamente suo padre e sua madre poi torneranno a casa. Sì. Lei avrà modo di incontrarli. Sì. Che tipo di discorso fate? Ma mio padre era sospettoso, dottore. C'era qualcosa che non gli quadrava, cercava di farmi l'interrogatorio lui, il terzo grado. Ma possibile, non è possibile, un padre... Mia madre aveva un altro carattere, anche se aveva capito qualcosa, beh, gli poteva stare pure bene, nel senso che sta crescendo, voglio dire, forse. Cioè, nel senso che aveva quella mentalità. Sì, ma tutto quello che lei ci sta raccontando oggi è frutto dei silenzi di sua madre e di suo padre, cioè di sguardi, di, come devo dire, no, di gesti, no, parlate? No, no, mio padre mi domandò un sacco di volte, cercava qualcosa per poter fermare questa situazione che per lui stava diventando pericolosa. E la macchina, dici, ma possibile mai? La macchina è stata rubata? Ci hanno voluto fare una tragedia? Mio padre così diceva. E mia madre gli diceva, con senso, dice, sì, una tragedia sicuramente ci hanno fatto. Qualcuno ci vuole male, sicuramente saranno questi sotto il ponte, riferito ai Latella Ficara. Riferito ai Latella Ficara perché dovete sapere che... E noi lo sapevamo perché era uscito pure pubblicamente che Vincenzo Ficara o Giacomo Latella avevano, soprattutto Giacomo Latella aveva dei legami particolari con Pellegrino, che era praticamente all'epoca guidava la DIA di Reggio Calabria. E allora Giacomo Latella... Cioè stiamo parlando del generale Pellegrini? Sì, sì, ma... In sostanza ci fece a mio padre, poi lo arrestano, lo ha fatto arrestare, diciamo, lo hanno arrestato i carabinieri perché c'è stato un ritrovamento di armi che lui disconosceva. Io so la situazione di quelle armi che sono state ritrovate sotto il ponte, ma è stato Giacomo Latella che ha indirizzato il dottore Pellegrino. Dice vai là, che di là stanno partendo le situazioni. Invece mio padre o mia madre, soprattutto mio padre, dice qualcuno ci sta facendo qualche tragedia, qualcuno ci sta facendo qualche carretta, ci sta facendo qualcosa. Senta Villani, prima lei ha fatto riferimento, quindi siamo nella fase immediatamente successiva al primo episodio. Sì. Lei ha fatto riferimento a un rapporto molto stretto con Calabro, no? Sì.
Eravate molto in confidenza. Sì. Dopo il primo episodio, quando lei e Calabrò tornate a parlarvi? Ma di parlare abbiamo parlato quasi subito. E lui era molto scontento di come era andata la situazione. Sì. Però dallo stesso punto, da un altro punto di vista, dici no, abbiamo fallito, dobbiamo fare un'azione, dobbiamo uccidere, dobbiamo fare un'azione omicidiaria, dobbiamo, perché poi eravamo passati pure in cattiva luce. Nel senso che c'era stato un attentato mancato. Quindi cattiva luce agli occhi di chi? In cattiva luce agli occhi di chi disse a Calabrò che dovevamo fare queste cose. E chi disse a Calabrò che dovevate fare queste questo cose? Questo Calabrò non me lo disse mai. Senta un attimo, poco fa lei faceva riferimento a un viaggio a Melicucco. Sì. Quello delle armi tra gli alberi. Sì. Le ho chiesto di precisarmi, se riesce a farlo, quando avviene questo viaggio. Ma questo lei viaggio... dice a casa di Filippone. Sì, nella villa. Chiedo scusa, non mi pare che il testo abbia più volte detto che successivamente al secondo. Sì, e io torno avvocato tutte le volte che ritengo, perché se devo fare contestazioni, quindi io la ringrazio di questa precisazione, lo so pure io quello che ha detto il testo. Comunque il testo ha già riferito due volte. Sì, vabbè, e se è necessario anche 50 deve riferire. Sì, no, stabilisco io. Va bene, andiamo avanti, pubblico ministero, dobbiamo cercare di avere degli elementi certi. Ecco, appunto. Sì, bene. Dobbiamo pensare anche che sono passati 24 anni, quindi... Allora le chiedo Villani, sì. Lei è sicuro di essere andato a casa di Filippone dopo il secondo episodio? Non posso essere sicuro perché non ricordo attentamente se è stato prima o è stato dopo, dottore, vi dico la verità perché non ricordo esattamente se è stato prima o è stato dopo. E allora nel verbale del 4 giugno del 2013, sì, lei dice di essere andato a casa di Filippone dopo, sì, il primo episodio. Sì, sì, e lo confermo perché evidentemente la mia memoria mi ha fatto ricordare che sono andato oggi, in questo momento, dopo tutto questo tempo passato, anch'io alcune cose, se non sono così, a volte devo fare mente locale, mi devo un attimo... E perché dopo il primo episodio voi andate a casa di Filippone Rocco? Allora, il primo episodio mi ricordo una volta siamo andati io e Giuseppe Calabrò da soli, da Rocco Filippone. Poi siamo andati io, Giuseppe Calabrò e mio padre. Ecco, quindi lei è andato più volte a casa di Rocco Filippone. Poi Rocco Filippone è venuto pure a casa nostra con suo compare Mercurio. E quindi è un terzo incontro. Sì. Bene, allora andiamo per ordine. Sì. Il primo incontro, dopo aver consumato l'agguato dei primi di dicembre, sì, coinvolge lei e Calabrò. Sì. E io in... Perché andate a casa di Filippone? Ah, questo non lo so. Come si arriva a quel viaggio a casa di Filippone? Questo dice, ti presento mio zio. Andiamo, ti presento mio zio. Dice Calabrò. Sì. Lei fino a quella data e lo zio di Calabrò non l'aveva mai conosciuto? L'avevo solo sentito nominare. Nei termini che ci ha detto ora o in altri termini? Nei termini che ho detto fino a ora. Come uomo di 'ndrangheta l'avevo sentito nominare. Quindi anche prima degli episodi ai danni dei carabinieri le era stato detto che Filippone era un uomo di 'ndrangheta? Sì, sì, sì. E da chi? Da si chi? Vantavano i Calabrò, Giuseppe Calabrò si vantava che era suo zio, sì. E che cosa diceva? In che termine parlava? Diceva che suo zio, lui lo descriveva come mamma santissima, e a tal punto che poteva interagire con i piromalli, con i pesci, con i belloccolo, lo rispettano tutti, e interviene se ci sono diciamo contrapposizioni tra di loro, un uomo importantissimo nella... come spessore criminale della 'ndrangheta. Ma in che occasioni le parla di suo zio? Mi parla nelle occasioni quando suo padre per esempio ha avuto diversi problemi, mi racconta quando suo padre ha dovuto fare dei lavori in zone della città dove gli hanno chiesto la mazzetta,
mi parla che è dovuto ricorrere al suo cognato a mandare l'imbasciata, a non spolpare vivo Giacomo Santo, che è il cognato di Rocco Filippone. Quindi mi pare di capire che quando lei si ritrova Rocco Filippone nella copiata di Santista, sì, per lei non è un nome nuovo. No, 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 assolutamente, non è un nome, è un nome nuovo, però sono rimasto, vi dico la verità. Perché è rimasto? È rimasto sorpreso, lei ha purtroppo questo vizio di troncare. Sì, è rimasto sorpreso. Sì. Perché? Perché si era reso una persona, diciamo, era stato un uomo invisibile all'epoca, era troppo protetto da altri 'ndranghetisti. Per sapere, per venire fuori il suo nome in determinate cose così importanti, perché dare un grado di santista, dare un grado di evangelista per uno 'ndranghetista è di vitale importanza, sono certo, dei riconoscimenti. E questo l'ho capito. Che però, veniva fuori il suo nome, pensavo che la sua carriera fosse andata un pochettino a scemare per il fatto che suo nipote era collaboratore. Mi perdoni. Se questo fosse avvenuto in relazione al Picciotto, ma il nome di Filippone viene fuori in relazione a un grado altissimo, sì, e al grado proprio che, come dice lei, apre la strada alle relazioni con altri mondi. Sì. Ce lo ha spiegato lei che cosa significava essere diventato santista. Sì. Quindi perché in relazione a quel grado così alto l'aveva comunque sorpresa il riferimento a Filippone? Perché non pensavo che con un nipote collaboratore poi potesse continuare quella carriera che avevo, che io ricordavo, che chi era Rocco Filippone, e spiegherò pure dopo nelle altre fasi dei nostri incontri perché. Riesce a essere più preciso in relazione al momento in cui per la prima volta Calabro le parla di suo zio e del suo ruolo criminale? Gliene parlò all'epoca, diciamo, della tentata rapina con Francesco? Gliene parlò all'epoca del tentato omicidio di Neri? No, quando parlò, gliene parlò? Subito dopo che ci siamo, diciamo, uniti in maniera ristretta. E, se non ricordo male, mi parlò così dopo il fatto di Pietro Neri, se non ricordo male. Le parla di suo zio. Sì. Lei ha utilizzato il termine mamma santissima. Sì. È un termine che lei, diciamo, utilizza oggi per farci capire, o questo fu il termine utilizzato da Calabro? No, questo era il termine che Calabro a volte lo descriveva come mamma santissima, perché dove interveniva lui si fermavano tutti quanti. Le chiedevo prima perché dopo la prima azione di fuoco andate da Filippone. Lei dice: mi portò Calabro. Sì. Che cosa avvenne nel corso di quell'incontro? Niente, mi presentò, mi ricordo che entrammo in questa villa, diciamo, che era situata, all'epoca c'era sullo stradone che faceva Rosarno per andare sulla Ionica. Sì. Noi prendemmo quella quindi strada. Quindi la strada dei due mari. Ah? La sì, strada dei sì, due mari. Sì. Arrivammo e c'era lo svincolo per Melicucco, Anoia, quelle zone là, a sinistra. E proprio quasi vicino c'era una vecchia area di benzina che era chiusa. Dove in quell'area di benzina chiusa noi abbiamo provato il Kalashnikov che ci è stato dato dal figlio di Rocco Santo Filippone dopo. Praticamente noi abbiamo fatto qualche curva, siamo saliti verso Melicucco e non riesco a quantificare. Sulla sinistra c'era una villa, sulla sinistra. Sì. Ci siamo fermati. Mi ricordo che c'era pure un cancello dove si entrava e ricordo che, diciamo, bene o male era una casa nuova,
fatta, nel senso che mi sembrava una villa fatta da, da poco tempo. Mm. Quindi costruita da poco? Sì, sì, di quello che ho visto, sì. E lì, lì che cosa è avvenuto? E lì è avvenuto che mi presentò, dice, è mio zio. Allora a suo zio gli disse, questo è l'amico mio che ti ho parlato, che ti parlo, consolato. Mm. Cioè, questa è stata, diciamo, quindi, una presentazione. Mi perdoni. In sua presenza Calabro Giuseppe disse allo zio, questo è il mio amico di cui ti ho parlato. Sì. Aggiungendo altro? No, poi io sono rimasto più indietro. E Calabro e suo zio sono, erano più vicini. E io ricordo che Calabro gli disse qualche parola che io non compresi esattamente da dove mi trovavo, e suo zio mi ricordo che mi guardò e fece tipo una risatina, tipo tipo, ah, lui è tipo una cosa del genere. Mm. Questo è quello che lei percepisce, sì, in quell'occasione. Sì. Lei poi parla di altri incontri con, sì, Calabro, con Filippone, mi scusi. Sì. E parla anche di un incontro a cui è presente suo padre, Villani Giuseppe. Sì. Sì. Quando avviene questo secondo incontro? Questo secondo incontro non mi ricordo se avviene dopo l'omicidio. Io ricordo che a casa mia, diciamo, c'era un'aria bruttissima con mio padre. Mio padre ha chiamato pure Giacomo Santo Calabro, il padre di Calabro, gli disse di basta, che questi non lo so che è quello che stanno combinando, devono stare distanti, devono stare lontani. Allora, quindi, siccome pure mio padre sapeva che quello che diceva Rocco Filippone era legge, nel senso che sapeva che Rocco Filippone, diciamo, era una persona, era suo zio, e che lui sentiva se gli diceva una cosa. E allora, dalla disperazione... Ma mi perdoni, suo padre sapeva chi fosse Rocco Filippone sulla base di cosa? Di quello che le aveva detto lei? Chi gli aveva, sì, detto di lei? Quello che, sì, sì, anche Calabro certe volte gli parlava, il mio zio, cioè, lo vantava, no? E allora dice, io ho chiamato a suo padre e con suo padre non si ferma. E allora che devo fare? Questi sanno chissà quello che stanno combinando. Vabbè, quindi questo è un incontro, diciamo, successivo rispetto al primo, non di qualche giorno, mi pare di capire, di circa un mese. No, dopo. Dopo. Sì. E allora fermiamoci un attimo, perché lei dice, nel corso del primo incontro io rimango un passo indietro. Sì. E Calabro parla a breve distanza con lo zio. Sì, vicino. Vicino. Tant'è vero che a un certo punto lo zio mi fa un sorrisetto. Sì. Villani, la domanda che le faccio è questa. Lei è in grado di dirci, sulla base degli incontri che lei ha avuto con Calabro, sulla base dei discorsi che lei ha fatto con Calabro, sulla base di quello che lei ha visto, percepito e sentito negli incontri anche con Filippone, se Filippone Rocco fosse al corrente del vostro ruolo in relazione agli attentati ai carabinieri? Io penso di sì. Lei pensa di sì sulla base di che cosa? Sulla base perché Calabro mi disse che a suo zio gliel'aveva detto. Che ne aveva parlato con lo zio, dai. E quando glielo disse Calabro? Esattamente questo non lo ricordo, quando glielo disse, però mi disse che suo zio... No, quando Calabro lo disse a lei che aveva parlato con lo zio. E subito dopo che sono iniziati gli attentati. Quindi subito dopo il primo attentato, subito dopo il primo e il secondo, quando? Non ricordo esattamente, non voglio sbagliare, però mi ricordo quello che mi disse Calabro. Mm. Quindi Calabro le rivelò che suo zio sapeva. Sì, sì. Le rivelò che cosa sapeva e che ruolo avesse? No, assolutamente no, mi disse solamente che mio zio lo sa. Che lo zio lo sa. E basta. Poi non parlò di niente, anche perché ho visto che, diciamo, che Calabro era pure impaurito quando mi diceva qualcosa. Mm. Sì, sì. Era molto spaventato.
Senta Villani, lei il 4 giugno del 2013, sì, ascoltato da me, dice che il Calabrò parlò in sua presenza, in presenza di Villani Consolato, allo zio dell'attentato ai danni dei carabinieri. Sì. E che il Filippone, udito questo, si era molto compiaciuto di questa azione. Sì. Allora, come l'ho detto prima, io sono rimasto un passo indietro. Allora, Calabrò e Rocco Filippone sono rimasti più avanti. Calabrò sicuramente gli ha detto a Rocco Filippone quello che stava avvenendo. Perché... E Rocco Filippone, sentendo le cose che stava dicendo suo nipote, mi guardò e fece un gesto tipo di compiacimento, tipo mi fece capire, sì. Quel gesto di cui ci parlava prima. Sì. Quindi lei percepisce il discorso che avviene quel giorno tra Calabrò Giuseppe e lo zio Filippone Rocco? Ne percepisce solo un pezzo? Percepisce solo qualche parola? Lo percepisco in grande, che Calabrò gli sta indicando il suo compagno delle cose che stanno accadendo. Quindi che sta indicando lei come colui il quale lo sta affiancando in quelle azioni? Sì. Sì. Ora, visto che lei conosceva molto bene Calabrò, ce lo ha spiegato più volte, sì, ma Calabrò, e gliel'ho chiesto già in varie occasioni, non era un uomo di 'Ndrangheta? Assolutamente no. No. E quindi, non essendo un uomo di 'Ndrangheta, per quello che risultava a lei, era in grado di organizzare un'azione del genere? Perché lei ci ha spiegato che toccare i carabinieri, i magistrati, i poliziotti significava scomparire fisicamente. No, lui se non era per la protezione dello zio non lo poteva fare. Assolutamente. Veniva calato nell'acido. Come la stessa cosa doveva avvenire a me, se era stato così. Guardi, c'è un particolare, dottore, non so se lei si ricorda. Vincenzo Ficara, dei Ficara Latella, disse che deve prendere a quelli che hanno fatto gli attentati ai carabinieri e li deve impiccare in un palo a Piazza Fontana. Disse Vincenzo Ficara. Vincenzo Ficara, non è che stiamo parlando dell'ultimo arrivato, diciamo, in seno all'andamento. E a chi lo disse? Lo diceva ai suoi affiliati, e qualche affiliato suo ce lo fece sapere. Perché l'attentato era avvenuto nel suo locale di 'Ndrangheta. Due attentati. Sì. E quindi, ma questo non si verificò. Anzi, le dirò che con Vincenzo Ficara c'era un rispetto particolare, addirittura dopo. Anche perché Vincenzo Ficara era latitante e commetteva i suoi reati da latitante, quindi se avrebbe voluto farmi un qualcosa me l'avrebbe fatto. E Vincenzo Ficara non è che era di poche parole. Vincenzo Ficara. E invece, dice lei, non solo non consumò nulla i vostri danni, assolutamente, ma cambiò anche il rapporto a vostro favore. Assolutamente sì. E questo, voglio dire, sulla base di che cosa? Ma sulla base che quando morì suo padre, ci fu un'occasione che morì il gioielliere, suo padre, Giovanni Ficara. Sì. E io andai al funerale e Vincenzo Ficara venne portato. Io ho visto un gruppo di persone ferme fuori. C'era Fortunato Martino, c'erano altri affiliati della Cosca, no? Sì. E mi rivolgei a uno di loro, gli dissi: ma Vincenzo l'hanno portato, lo portano? Dice: sta per arrivare. E effettivamente da lì a mezz'oretta è arrivato. È entrato dentro, c'era il padre che era morto, è stato un po' dentro con i familiari, poi a un certo punto sono entrate le persone per salutarlo. Allora, siccome il suo posto, lui ormai era arrestato, il suo posto l'aveva preso suo fratello Pino Ficara. Però noi eravamo cresciuti. Allora cosa accadde? Io entrai, feci le condoglianze alla moglie, a sua madre, e poi mi avvicinai da lui, gli diede le condoglianze, mi fece così sulla spalla, mi diede due colpi sulla spalla e mi disse: ti raccomando mio fratello,
Questo non lo dimentico mai. Nel linguaggio di 'Ndrangheta tutto questo che cosa significava? Significava che di essere amico di suo fratello. Allora io mi domando e dico, ma se tu eri latitante, mi dovevi appendere insieme a Calabrò in un palo, perché non l'hai fatto? Ma nel linguaggio di 'Ndrangheta questo significa che lei era diventato un uomo talmente importante da meritare l'affidamento addirittura di un Ficara? Sì, nel senso che Vincenzo Ficara si preoccupava della nostra imprevedibilità, nel senso che già c'erano stati dei malumori tra noi e i Ficara Latella, nelle vicende processuali c'è scritto, quelle anche attinenti, sono confluiti nel processo dei carabinieri pure, a diversi attentati, che noi facevamo la guerra contro i Ficara Latella, e l'ho spiegato già il perché. Quindi Vincenzo Ficara poi sapeva che alcuni danneggiamenti ai suoi uomini gliel'avevamo fatti noi, però voleva mettere una pietra sopra, ma non solo sapeva questo, ma sapeva ed era convinto che gli attentati ai carabinieri, per il fatto della macchina che è stata ritrovata, l'avevamo fatti noi. Quindi aveva questa certezza, ce l'aveva. Ma io penso di sì, anche perché poi cambiò da così a così. Cambiò da così a così a vostro favore, lei ha detto. Sì, e infatti con Pino Ficara, quando ci vedevamo, ma anche mio cugino stesso, se c'era una cosa a Ravagnese mi diceva parla tu con Pino Ficara, perché con lui magari non parlava con me, avevamo buonissimi rapporti. Alla fine, dopo. Scusi, diciamo. Pubblico Ministero? Sì, sì. Era giusto per fare una... Sì, una previsione. Anche per, diciamo, consentire i giudici popolari di... Sì, facciamo una pausa se vuole, facciamola adesso. Il signor Villani, magari... Solo qualche domanda e poi sì, possiamo sospendere. Va bene, ecco, conclude grazie, e poi... Sì, grazie. Quanto durò l'incontro, il primo incontro a casa di Filippone a cui eravate presenti lei e Calabrò? No, non durò tanto. Mi ricordo che non durò tanto. Quanto durò? Quanto durò? Siamo stati... Non ci siamo fermati là a mangiare, per esempio, a stare mezza giornata. Durò un poco e poi siamo rientrati. Ma questo è il primo incontro? Il primo incontro, sì. Come si conclude l'incontro tra lei, Calabrò e Filippone quel giorno? Cioè Filippone vi saluta? Sì, sì. Vi dice qualcosa? Ma era compiaciuto che mi aveva conosciuto. E lei questo come lo fa a dire? Come? Come lo fa a dire? Vedevo l'espressione del viso, no? Anche perché vi dico una cosa, con Rocco Filippone non è che abbiamo avuto uno scambio di discorso, di parole, poco e niente, perché era un uomo che io, come l'ho conosciuto, era un uomo di pochissime parole, parlava poco e niente. Vabbè, lei l'aveva conosciuto solo in quel momento, cioè non è che l'avesse incontrato in altre occasioni. No, ma pure dopo. Quindi lei la valutazione che fa oggi la base anche sugli incontri successivi? Sì. L'ho visto parlare solo quando gli ha dato una spiegazione a mio padre. Oh. Ma sulla base di quello che lei ha percepito quel giorno, sulla base di quello che le ha detto Calabrò Giuseppe prima e dopo quegli episodi, Villani, noi dobbiamo capire una cosa. Chi aveva deliberato quelle azioni delittuose che lei e Calabrò avete eseguito? Perché lei ci dice un attimo fa, non solo non ci uccisero, ma il nostro peso criminale sostanzialmente aumentò. Dottore, io questo lo volevo sapere pure io, perché io avevo 17 anni, non è che ero un uomo, non avevo ancora delle riconoscenze o dei meriti, non è che mi poteva, cioè anche Calabro stesso non mi diceva delle cose, mi diceva il finale, mi diceva le cose, il finale,
alcune cose me le diceva in una maniera che anche lui stesso era spaventato, perché si spaventava pure lui. Non mi ha mai detto che o se Rocco Filippone era consenziente, o non me l'ha mai detto. No, io ho visto Rocco Filippone, una persona di 'Ndrangheta, che era compiaciuto quando vi ho raccontato l'incontro. Sì. Senta, nel corso di quell'incontro, per quello che lei ha percepito, venne fuori un riferimento al fatto che comunque poi l'omicidio non era stato consumato? Ma no, questo non me lo ricordo in questo momento. No, lei prima ci ha detto che però Calabrò era arrabbiato. Sì, sì, era arrabbiato perché faceva cattiva figura, abbiamo fatto cattiva figura. Ecco. Soprattutto lui che si era preso l'impegno. Benissimo, e allora, lui faceva cattiva figura, lui si era preso l'impegno. Quindi io vorrei capire, e per questo insisto, dopo quanto tempo rispetto al fallimento del primo episodio voi andate a casa di Filippone? Ma dopo quanto tempo, se non... Ma dopo un mesetto, non ricordo esattamente dopo quanto, dottore, non ricordo esattamente dopo. Comunque la situazione ancora era calda, voglio dire, non è che era... Non ricordo esattamente. Quindi lei dice dopo il primo episodio, certamente prima del secondo, sì, ci rechiamo a fare questa visita. Sì. Senta, io le faccio una domanda molto chiara, perché ho un verbale davanti e quindi... Ma nel corso poi della frequentazione che lei ha avuto anche dopo il primo episodio, perché c'è stato il secondo e il terzo, sì, e il rapporto che lei ha mantenuto con Calabrò è andato anche oltre. Sì. Lei è in grado di dirci oggi, alla luce di tutto quello che lei ha vissuto in relazione a quel periodo e a quegli attentati, se Calabrò avesse il peso criminale di autodeliberare? Come, se Calabrò? Avesse il peso criminale di deliberare da solo, di decidere da solo? Assolutamente no. No. E come faceva? No. Mi faceva ammazzare pure a me. Benissimo. In modo più assoluto, negativamente. E tra i riferimenti di 'Ndrangheta che Calabrò aveva, lei è in grado di dirci chi aveva il peso criminale di deliberare quegli omicidi? Ma lui, con i contatti suoi che aveva, sicuramente... Allora, lui non li poteva deliberare, il padre non li poteva deliberare. 'Ndrangheta da Calabrò era lo zio, Rocco Santo da Filippone era 'Ndrangheta da Calabrò, oppure quando era con i Ladella in quel momento, ma in quel momento non era con i Ladella, era con noi, cioè con noi, era in questa fase, era, diciamo, si era schierato contro i Ladella. E quindi le persone, quelli rimangono, che possono dare un consenso o una... Quelle rimangono e più di una. Ma, o lo zio, ma lui aveva anche contatti con un'altra persona comunque, con Mimmo Lo Giudice. Anche Mimmo Lo Giudice era molto legato a lui, di Sant'Antonio, sì. E chi è questo Mimmo Lo Giudice? Mimmo Lo Giudice era un personaggio di spicco della Cosca Libri. Lui rappresentava il locale per i libri di Sant'Antonio, di Reggio Campi. Ma questo si chiamava proprio Mimmo, Domenico? Demetrio, se non mi sbaglio. Demetrio si chiamava. Se non mi sbaglio. Quindi lei dice, per quelli che erano i rapporti che aveva Calabrò, erano o lo zio o questo Demetrio Lo Giudice. Questa le persone che erano in vista, diciamo che avevano un ruolo di 'Ndrangheta, erano loro, diciamo, erano vicini loro. A Calabrò. Oh. Allora, domanda secca, Villani. Sì. Per quello che lei ha vissuto in quel periodo, per tutto, diciamo, quello che è avvenuto
in relazione agli attentati dei carabinieri, lei è in grado di dire se Filippone Rocco Santo ha autorizzato Calabrò Giuseppe a uccidere i carabinieri tra il dicembre 93 e il febbraio 94? No, non sono in grado di dirlo. E perché il 4 giugno del 2013 lei dice sono certo che fu Filippone Rocco Santo a uccidere, a autorizzare questi attentati ai carabinieri? Allora, questo non riesco a dirlo esattamente, cioè, sono delle cose che mi hanno fatto pensare, ecco, che sia stato lui, ecco. Voglio precisare questo. Ecco. E allora precisi. Perché? Allora, siamo andati, diciamo, da lui dopo che c'è stato il primo attentato. Sì. Non ci toccava nessuno. Abbiamo reperito delle armi dal figlio di Rocco Santo Filippone. E lui aveva un collegamento diretto con il decano De Stefano Libri a Reggio tramite suo compare Mercurio, e ogni volta che mandava un'imbasciata in qualche posto si fermava tutto. In più era molto voluto bene da suo nipote Calabrò Giuseppe, era molto legato a lui, e la cosa che mi fa pensare che è possibile che sia stato lui ad autorizzare questi eventi è il fatto che Calabrò, quando ha collaborato con la giustizia, a suo zio non l'ha mai nominato in questo modo, non ha mai detto, non ha mai specificato tante cose, ha cercato sempre di riservarlo. Perché? Per quale motivo? Lui, diciamo, ha nominato anche a volte persone che poi si vedrà, ma una serie di cose che mi facevano pensare e che mi fanno pensare che l'autorizzazione sia potuta partire da Rocco Filippone per il peso che Rocco Filippone aveva, i contatti, e poi si è aggiunto, poi in un secondo momento si sono aggiunte anche le riunioni fatte nella piana dove erano presenti personaggi dei Piromalli, c'erano i De Stefano, c'erano gente di Cosa Nostra, perché l'unione non è che ne è stata fatta una, per quello che mi è stato detto, ne sono state fatte più di una prima e dopo che sono avvenute determinate cose. Quindi Villani, lei fa un'affermazione utilizzando il termine autorizzazione, sì, non perché Calabrò parlando con lei si esprime in questi termini. No. Ma sulla base di tutta una serie di circostanze che lei ha vissuto insieme a Calabrò. Abbiamo, sì, capito bene? Assolutamente sì. Sì. E queste circostanze sono principalmente connesse, mi corregga se sbaglio, a quell'incontro lì a casa del Filippone. Sì. A quel gesto che lei ci ha indicato. Sì. Al compiacimento di Filippone. Sì. E quindi le chiedo, finito quell'incontro con Filippone, sì, in cui lei ha la percezione, diciamo, di quello che ci dice, il vostro progetto criminale diventa spietato? Diventa? Spietato. Ah, cambia, peggiora? Sì. E in che termine? Nel termine che diventa una cosa più organizzata. In maniera assoluta, perché per esempio la macchina la ripariamo noi, la macchina la prendiamo noi direttamente, perché avviene in Calabrò una sorta di si sentiva un debole perché aveva sbagliato, veramente ci sentivamo tutti e due. Due deboli che avevamo. Quindi sbagliato. Lei dice che dopo l'incontro con Filippone di quel giorno la determinazione di Calabrò aumenta. Sì, sì. Ma questo Calabrò lo dice a lei o lei lo percepisce per quello che Calabrò fa? No, per quello poi no, non lo dice a me, ma per quello che poi sono stati gli eventi pure.
perché Calabrò a me dice guarda che non dobbiamo sbagliare assolutamente, fai tutto quello che io ti dico, va bene. Infatti noi, io non andavo mai, non bisognavo mai di andare a rubare una macchina, io non ho saputo mai rubare assolutamente, anche perché rubare una macchina per noi era una vergogna, però in quell'occasione siamo andati, abbiamo preso una macchina, l'abbiamo rubata a Melito Porto Salvo a un signore che l'ha lasciata fuori con le chiavi appese al quadro, siamo saliti sopra e ce la siamo portati perché era la macchina che doveva essere usata per uccidere i carabinieri che dovevamo aspettare nella piazzuola tra Bagnare e Scilla. Questa aumentata determinazione di Calabrò successiva all'incontro con lo zio Rocco Filippone, ai suoi occhi quando si manifesta? Subito dopo l'incontro o nei giorni successivi? Ma no, nei giorni successivi, anche perché poi si inizia a fare dei preparativi in maniera più approfondita, si sta più attenti, e, insomma, avvengono delle cose che vedevo, che imparavo, delle cose che lui già sapeva fare e li stava mettendo in atto. Quindi i preparativi relativi poi al secondo agguato, che è quello mortale, sono condotti in maniera più attenta, più scrupolosa rispetto impeccabile. Al primo? Impeccabile, purtroppo impeccabile, guardi dottore. Impeccabile. Impeccabile, io non voglio scendere nei particolari perché voglio... No, no, lei scende nei particolari, che se no ci alziamo e ce ne andiamo. E lo so, però mi sento un pochettino in... perché... I carabinieri, quando noi il programma che avevamo per i due carabinieri defunti non era proprio quello. Noi praticamente i carabinieri, dopo che li abbiamo uccisi, li dovevamo buttare di sotto, li dovevamo prendere dalla macchina e buttarli sotto il guardrail dell'autostrada. Insomma, ho visto quindi che non bisognava soltanto, diciamo, colpirli a morte con le armi. No, bisognava fare ancora di più. E perché? Perché Calabrò aveva detto che dobbiamo essere molto, ma molto più spietati, quello che non siamo stati prima. E questo termine che Calabrò utilizza, essere molto più spietati, non lo aveva mai usato prima dell'incontro con lo zio? No, prima dell'incontro con lo zio lui era convinto che delle cose che si dovevano fare, che si dovevano colpire i carabinieri, si dovevano colpire i militari, che ma un altro poco forse era stato meglio, stavamo perdendo la vita noi, ma forse era stato meglio. Non aveva quella, non lo so, c'era un qualcosa che si esitò, grazie a Dio, nella prima occasione. Sì. Lei dice aumenta la determinazione di Calabrò mi dice dobbiamo essere spietati e programmiamo tutto nel dettaglio. Sì. È così? Assolutamente sì, ma poi ci saranno pure delle altre cose che io... Mi perdoni, Villani, aspetti. Sì, 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 scusi. Nel viaggio di ritorno da Melicucco a Reggio Calabria, dopo il primo incontro con Filippone Roccosanto, mi segue? Sì. Lei e Calabrò parlate? Sì, sì, parliamo, nel senso che un punto di ammirazione per quest'uomo, che io ho ammalato di 'ndrangheta, lui ha ammalato di 'ndrangheta, stiamo parlando di un uomo che, diciamo, che dà un esempio di 'ndrangheta di alto livello. Quindi nel viaggio di ritorno da Melicucco lei e Calabrò parlate di Filippone Roccosanto come un uomo di 'ndrangheta di cui avete forte ammirazione. Sì, sì, diciamo che sì. E nel viaggio d'andata, voglio dire, questo discorso era stato pure fatto, Calabrò non le aveva detto dove andavate? No, no, me l'aveva detto. Andiamo a trovare mio zio. E quello è il momento, quindi il viaggio di ritorno, in cui lei percepisce che aumenta la determinazione e si parla di essere spietati? L'ho visto più sicuro a Calabrò, io, nel senso che era molto più sicuro, anche perché lui si faceva trascinare da quest'aria di 'ndrangheta anche. Quindi lei lo vede immediatamente più sicuro?
Sì, lo vidi più sicuro, tipo che aveva una protezione, una cosa del genere, sì. Andiamo liberi, non lo so, in un senso così. I preparativi del secondo agguato iniziano subito? I preparativi del secondo agguato iniziano dopo un po' di giorni. Perché avete necessità, lei ha detto, di rubare una macchina? Sì, ma come ho detto già prima, la macchina la dovevamo prendere noi. Non potevamo fidarci, ma io gli dicevo, ma non possiamo pagare 200-300 mila lire e ce la facciamo portare? No, poi lo sanno, no, va bene. Va bene, Presidente, se le ritieni ci fermiamo qui al furto della... Come ci dobbiamo organizzare? A che ora riprendiamo? Quanto tempo... Ci dica lei. Sono le 2:10. Possiamo fare... 3 meno un quarto, 3 meno 10. Sì, massimi una mezz'oretta, io direi. 3 meno 20 ci vediamo. Va sì, bene? Presidente, mi scusi. Presidente, mi autorizza a stare al telefono 10 minuti col signor Graviano? Sì, possiamo mantenere il collegamento 10 minuti? Sì, per 10 minuti, avvocato, non di più. Va bene, grazie.